sull'informazione grafica, l'ultimo webinar dedicato alla GeoAI, cioè all'intelligenza artificiale per il mondo appunto dell'informazione geografica. E questo webinar, come anche il secondo del ciclo, è organizzato con l'enorme aiuto della Federazione Assita, di cui oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente la Presidente, professoressa Sebillo, e questo aiuto della Federazione Assita ha fatto sì che il ciclo abbia avuto un grande successo. Anche oggi abbiamo avuto circa quasi 350 iscritti. Naturalmente ringrazio tutte le persone che sono collegate e anche ovviamente i relatori che anche oggi parteciperanno, in particolare l'amico e collega Pierpaolo Milan, da molti di voi conosciuto come libro professionista, consulente nel campo dell'informazione geografica in molti degli aspetti dell'informazione geografica, e attualmente anche segretario generale di AMFM GIS Italia. A lui il compito di moderare questa giornata, che si svilupperà in maniera abbastanza articolata e dinamica, proprio rispondendo un po' a quello che è la tematica che verrà affrontata oggi, quindi l'intelligenza artificiale, la possibilità di prospettive e di capire un po' meglio per tutti noi cosa ci può aspettare, che da questa risorsa veramente importante e in continua crescita. Prego Pierpaolo, buon lavoro. Grazie Umberto, grazie ancora per l'invito, grazie per l'ospitalità all'architetto Salvina Sist, direttore della direzione pianificazione, che ci ospita in questi incontri. Bene, il tema di oggi è l'intelligenza artificiale e i dati geografici verso un nuovo paradigma, abbiamo scritto nel titolo. E questa mattina vi do un'idea di come organizzeremo il webinar, che sarà un po' diverso rispetto ai soliti, in quanto ci sarà soltanto una keynote speech iniziale della professoressa Sebillo, che come ha detto Umberto è appunto presidente Assita, oltre che presidente di AMFM GIS Italia. Il keynote iniziale darà chiaramente delle informazioni di carattere generale per introdurre questa mattinata. E, a seguire apriremo una tavola rotonda. Come vedrete, l'intelligenza artificiale è un tema estremamente affascinante e estremamente potente. È un po', concedetemi la metafora, come un imperatore persiano, come Serse. E visto che dalla regia questa mattina abbiamo conferma che siamo bene o male 300, beh, vorrà dire che andremo alle Termopili. Però ci porteremo 5 valorosi guerrieri, che vado a presentarvi e che saranno i relatori della nostra tavola rotonda. La professoressa Monica Sebillo naturalmente sarà una di loro. Dopodiché avremo l'ingegner Paolo Barrichello, direttore dell'unità organizzativa Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Digitali della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione. L'ingegner Antonio Rotundo, funzionario tecnico del servizio gestione dati e banche dati dell'area architetture, dati e interoperabilità dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il dottor Michele Ieradi, Chief Technology Officer di Esri Italia. E il dottor Edoardo Crescini dell'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. Saranno loro che ci guideranno in questa mattinata a valle dell'intervento della professoressa Sebillo. Come avete visto, abbiamo pensato per questo webinar e soprattutto per la tavola rotonda di coinvolgere tutte le componenti del settore. Quindi avete visto appunto rappresentanti dell'Accademia, rappresentanti delle imprese, rappresentanti chiaramente della pubblica amministrazione e anche del terzo settore, quindi le associazioni scientifiche di categoria. Bene, io a questo punto mi fermerei qui per passare la parola alla professoressa Sebillo, che ci introduce questa giornata. Grazie. Ok, perfetto, grazie
ovviamente per questa opportunità. Spero di non disattendere le aspettative e passo con la condivisione della mia presentazione. Allora. Allora, nascondo questo e mi vado a prendere la presentazione. Allora, Pierpaolo, solo la cortesia di dirmi se sono a schermo pieno. No, non ancora. Sì, Adesso? perfetto. Ok, perfetto. Allora, faccio una premessa. Non è facile racchiudere in così poco tempo, per quanto ho avuto una grande disponibilità, un po' tutto quello che riguarda questa disciplina. C'è il rischio o di essere troppo didascalici, di dare una sfilza di definizioni che un po' lasciano il tempo che trovano, o alternativamente essere un po' troppo tecnici. Allora, mi scuserete se tralascio tanti, tanti, tanti aspetti, ma ho semplicemente deciso di raccontarvi che cosa ho incontrato io che mi occupo di informazione geografica nel momento in cui ho cominciato ad integrare alcuni aspetti di questa disciplina diciamo, nell'ambito dell'informazione geografica, del GIS, eccetera. Ci saranno sicuramente tante altre cose che non toccheremo oggi, ma ovviamente. Se considerate che su questa disciplina dell'intelligenza artificiale ci sono interi corsi di laurea, di insegnamenti, eccetera, capirete, diciamo, un po' la difficoltà nell'evidenziare alcuni aspetti piuttosto che altri. Ho pensato, tra l'altro, di iniziare dando i numeri, nel senso che appunto le mie fonti sono o l'Osservatorio del Politecnico di Torino oppure la Stanford University che periodicamente raccoglie, diciamo, i dati riguardanti questi aspetti. Allora, questa slide vi dà un'idea di quello che è il mercato in Italia. In particolare diciamo, si sintetizza i numeri rispetto al 2023. Parliamo di un investimento di 760 milioni di euro ed è un 52% in più rispetto semplicemente all'anno precedente. E di questo, diciamo, rispetto a questi numeri, il 90% si tratta di investimenti da parte delle grandi imprese, mentre il 10% se lo dividono un pochino le PMI e la pubblica amministrazione. Gli ambiti ovviamente sono i più variegati, dalle telecomunicazioni alle banche, alla finanza, all'energia, alle utility, le assicurazioni, eccetera. In particolare le percentuali che vedete sono riferite all'ambito specifico in cui vengono adottate diciamo, le tecniche computazionali dell'intelligenza artificiale, per cui c'è un 29%, per esempio, sono soluzioni che servono ad analizzare e estrarre informazioni dai dati, il 27% l'interpretazione del linguaggio, il 22% sono i cosiddetti recommendation system. Diciamo così, quando ci profilano e poi ci suggeriscono un albergo, una vacanza, eccetera, sappiate che dietro ci sono questi sistemi che attraverso alcune tecniche particolari ci indicano, ci suggeriscono delle scelte piuttosto che altro. Poi, per esempio, un 10% è dedicato all'analisi di video immagini e ai sistemi di orchestrazione e un 5% all'intelligenza artificiale generativa. Scalando, passando ad una scala ovviamente diversa, quella del mercato globale, parliamo di, diciamo, nell'arco 24-30, parliamo di raggiungere i 1.035 miliardi di dollari, che è un tasso di crescita annuo di circa del 37% in questo periodo. Quindi qua capiamo la portata del fenomeno di cui stiamo parlando. Però ovviamente per parlare di questo bisogna fare un passo indietro. Diciamo che la storia dell'intelligenza artificiale è lunga, è articolata e se dobbiamo pensare a una disciplina resiliente, sicuramente l'intelligenza artificiale come disciplina è uno degli esempi più eclatanti, come appunto come resilienza. Ha attraversato varie stagioni, c'è stata una primavera, poi c'è stato un autunno, forse adesso siamo probabilmente all'inizio dell'estate per vari motivi che poi mano a mano andremo a vedere. Comunque, se vogliamo guardare un po' al passato, possiamo dire che diciamo, la prima volta in cui è stato introdotto questo termine risale al 1956 ad un seminario dove c'era appunto John McCarthy, ma c'era anche Shannon che si occupava
di crittografia, Minsky, eccetera, e si parlò appunto di macchine intelligenti. Anche se diciamo già nel 1950 fu pubblicato un lavoro molto importante di Alan Turing, che è un po' il padre dell'intelligenza artificiale, dove lui si chiedeva se le macchine fossero state in grado di pensare fondamentalmente. Qui c'è l'Imitation Game, il gioco che fu introdotto, alla base del quale poi dopo fu definito il test di Turing, il test con cui si verifica la capacità delle macchine di emulare un comportamento umano, ed è un test che, diciamo così, è stato fondante rispetto poi alle evoluzioni che ha avuto. Lo dobbiamo considerare ovviamente rispetto agli anni 50, con riferimento alle tecnologie che c'erano in quel momento, però in effetti era un test con cui, allora, abbiamo tre soggetti, un intervistatore, un umano e una macchina. Sono ovviamente isolati, l'unica interazione sono domande scritte, e diciamo la macchina doveva ingannare l'intervistatore dando risposte che simulassero risposte e ragionamenti umani. Ciò succedeva per almeno il 30% dei casi, allora in qualche modo la macchina aveva superato questo test. Pensate che per avere la prima macchina che supera questo test dobbiamo risalire quasi ai giorni nostri, diciamo nel 2014, con un chatbot che simula un adolescente tredicenne e che riesce appunto con queste risposte a tra virgolette ad ingannare l'intervistatore. E come dicevo, questo è un test che è stato un po' il fondamento. Oggi se ne usano altri che sono degli spin-off di questo del test di Turing. Per esempio c'è il Marcus test che stima la capacità di una macchina di comprendere per esempio dei show televisivi, oppure l'OLS test, la capacità di creare arte, no? E poi reverse tuning, questi sicuramente un po' tutti li abbiamo incontrati, perché è quando ci chiedono di dimostrare che non siamo un computer, quindi è l'inverso, no? Tipicamente quando noi per esempio diciamo ok, non sono un computer, e allora dobbiamo individuare i semafori in una serie di frame o le macchine, cioè i cosiddetti CHAPTCHA. E quello è in effetti uno spin-off del test di Turing. Allora, quindi parlavamo appunto di resilienza. Ovviamente molto, diciamo così, dopo questo exploit, questo interesse particolare verso l'intelligenza artificiale, ovviamente dall'altro lato non c'era un'altrettanta disponibilità di macchine in grado di fare grandi elaborazioni, di memorizzare grossi volumi di dati. E quindi diciamo che negli anni 70-80 quello che succede è che questa disciplina segue due strade diverse. Quelle che allora vennero introdotte come intelligenza artificiale forte, c'è il focus proprio sulle macchine in grado di sviluppare una conoscenza, quindi sono sistemi in grado di replicare l'intelligenza umana, quindi l'idea da cui si era partiti, affiancata invece da una definizione di intelligenza artificiale debole, cioè delle macchine che fossero in grado di risolvere problemi specifici senza però avere coscienza delle attività svolte, quindi dovevano semplicemente replicare una o più funzioni umane per le quali erano state addestrate. Oggi non parliamo più, diciamo così, in maniera esclusiva di intelligenza artificiale forte e debole. È più facile trovare definizioni come appunto un'intelligenza artificiale ristretta e intelligenza artificiale generale, la grande aspirazione. Quindi da una parte macchine in grado di pensare e funzionare come la mente umana, dall'altra parte invece macchine in grado di eseguire un singolo compito, però estremamente bene, anche meglio degli umani, ma solo ed esclusivamente quel compito, senza avere coscienza e diciamo delle azioni in qualche modo eseguite. Allora, se a questo punto volessimo dare una definizione di intelligenza artificiale scevra da qualsiasi elucubrazione mentale, diciamo semplificandola da questo punto di vista, possiamo dire che si tratta di sviluppare macchine dotate di capacità di apprendimento automatico e di adattamento, che si ispirano in qualche modo ai modelli di apprendimento umano.
Se la vogliamo vedere come una disciplina, quindi uno studio, allora è un ramo della computer science che appunto mette insieme sistemi hardware e software che devono dotati di specifiche capacità. È ovvio che prendendo decisioni che fino a quel momento comunque erano solitamente affidate alle persone. Quali sono gli ambiti in cui possiamo incontrare, gli ambiti applicativi in cui possiamo incontrare l'intelligenza artificiale? Qua ovviamente non messi solo qualcuno, ma è ovvio che possiamo essere creativi noi da questo punto di vista per immaginare tutti i campi applicativi, per cui gli assistenti virtuali, Alexa, Siri, dietro c'è qualcosa, c'è intelligenza artificiale in varie sfaccettature. Ci sono sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, la computer vision ovviamente, i recommendation system che ho detto prima, quando sulla base del nostro profilo ci vengono suggeriti delle soluzioni di viaggi, diciamo dei prodotti promozionali e così via. Ovviamente ci sono i veicoli autonomi, i robot autonomi e anche in generale gli oggetti intelligenti e qui in qualche modo collegati anche a discorsi legati all'IoT per esempio, no? Integrando tutte queste soluzioni. Questo diciamo così è un po' da questo punto di vista il percorso che facciamo quando incontriamo applicazioni per i sistemi di intelligenza artificiale. Qualche piccola definizione, mi scuserete, ma è necessario darla perché altrimenti determinate cose poi non è immediato, non è facile per me introdurle. Allora, ci sono dei termini che talvolta vengono un po' usati in maniera, diciamo, come sinonimi, però non è esattamente così. Allora, noi parliamo, il primo termine che si incontra quando si parla di intelligenza artificiale ovviamente è il machine learning. Machine learning è diciamo, l'ho detto tante volte prima, apprendimento, quindi in qualche modo il machine learning è uno degli aspetti fondamentali. Se noi lo vediamo come un grande contenitore, molto di questo spazio è occupato dal machine learning. Però qui c'è da dire una cosa. All'interno del machine learning, quindi apprendimento automatico, all'interno del machine learning troviamo il deep learning, che in qualche modo entra nel merito, parliamo di reti neurali, parliamo di, diciamo così, di tecniche computazionali evolute e devo dire la verità, se c'è qualcosa che è resiliente sono proprio le reti neurali che rientrano in auge proprio nell'ambito del deep learning. All'interno del deep learning ci sono quelli che vengono chiamati foundation model. Foundation model che diciamo sono dei modelli, poi li vediamo anche velocemente, li riprendiamo, sono dei modelli diciamo un po' general purpose su cui c'è un grosso lavoro di investimento, costoso, complesso eccetera, ma che in qualche modo dovrebbero funzionare un po' come delle soluzioni general purpose che poi vengono customizzate. E se parliamo nell'ambito dei modelli fondazionali di modelli per interpretare il linguaggio, allora in questo caso il termine che incontriamo appunto è large language models e poi ne vediamo qualcuno, richiamerò qualche cosa. Entriamo nel merito adesso del machine learning. Allora, qui ci tenevo a farvi vedere un attimo l'evoluzione che questo ambito, questo concetto ha avuto. Allora, Turing pensava appunto, quando si dedicò sempre in questo lavoro che ho accennato prima, aveva parlato di macchine pensanti, quindi parlava di learning machine. Anche se non aveva elementi per dimostrarne la fattibilità, attraverso un processo di apprendimento simile a quello degli esseri umani, Turing pensava che la macchina potesse, e quindi stimoli sensoriali, un po' come gli umani che da piccoli imparano attraverso stimoli, ripetendo, eccetera, si poteva arrivare ad avere delle macchine pensanti. Oggi invece non è semplicemente lo scambio di un sostantivo con un gerundio, eccetera. Noi parliamo di machine learning perché l'obiettivo è un po' più contenuto e più prosaico da questo punto di vista. Cioè vogliamo automatizzare l'apprendimento senza però avere la pretesa di cambiare la natura di chi ha, la natura dell'entità computazionale. Quindi in qualche modo automatizzare l'apprendimento per ottenere dei risultati, delle azioni, delle previsioni e quant'altro. Quindi diciamo
qui è come se stessimo lasciando il concetto di learning machine, di intelligenza artificiale generale, per entrare in quella un po', quella che abbiamo chiamato prima ristretta. Allora, quindi che cos'è il machine learning? Apprendimento automatico, sono tecniche computazionali, vengono usate, sono algoritmi che servono ad analizzare i dati, imparare, elaborare, eccetera. La particolarità ovviamente è che non sono più, le regole non sono più definite dal programmatore, quindi non c'è l'if then per capirci, ok, se così fai questo eccetera, ma in effetti il programmatore definisce delle feature dell'interesse e lascia che la macchina impari analizzando questi dati, ovviamente per raggiungere un obiettivo che può essere una classificazione, una generalizzazione o altri tipi di attività. Di risultati. Gli algoritmi sottostanti si basano su alcune specifiche, alcuni specifici paradigmi come il decision tree, la programmazione logica e così via, il clustering, eccetera. Il deep learning invece che cos'è? È appunto, come dicevo prima, è una sottoarea del machine learning e in questo modo le tecniche di machine learning che sfruttano le reti neurali e sono finalizzate soprattutto alle analisi predittive. Ed ecco qui che torna il termine di resilienza, perché se pensate che le reti neurali sono state introdotte nel 1943, capite bene che questo è comunque un ambito che ha avuto anch'esso le sue stagioni, no? Primavera, autunno, eccetera. Adesso ovviamente, grazie anche e soprattutto alla potenza di calcolo, alla capacità, alla disponibilità di grosse mole di dati su cui addestrare queste reti, ovviamente comincia ad essere tangibile il risultato e la potenzialità si trasforma in capacità. Le reti neurali, giusto per dare così un cenno, simulano il comportamento, il ragionamento umano, nel senso noi abbiamo questi neuroni, ok? Qui c'è un'immagine dove vedete un primo strato sono i neuroni, diciamo, è l'input, poi abbiamo quello giallo, poi abbiamo l'arancione che è l'output. All'interno sono strati nascosti che fanno delle elaborazioni. Più strati, ovviamente la rete è più semplice, ha un unico strato intermedio e l'output di un neurone viene trasmesso come input allo strato successivo. Ovviamente più strati abbiamo e più riusciamo a fare elaborazioni complesse, ma al tempo stesso abbiamo comunque bisogno di potenza di calcolo per poterle fare. E cosa succede? In effetti arrivano degli input e immaginate la connessione tra questi neuroni. Addestrate. Quindi inizialmente si parte con degli input che hanno dei pesi e un bias che in qualche modo ci serve per aggiustare un po' il tiro fondamentalmente. Poi ci sono anche delle funzioni che entrano in gioco per trasformare trasformazioni da lineari, non lineari in qualche modo, e arriviamo ad avere un risultato attraverso questa tecnica computazionale. Ovviamente la stiamo addestrando, quindi significa che noi sappiamo quale deve essere il risultato atteso. Se analizzando, diciamo, l'accuratezza della risposta, del risultato, siamo lontani, allora si fa una retropropagazione e si aggiustano un po' i pesi, il bias e così via, questa costante che interviene nell'elaborazione, in modo tale da, diciamo così, da aggiustare questa rete e far sì che il risultato sia quanto più possibile vicino a quello atteso. Addestrata poi questa rete, la si manda le si dà in pasto invece un risultato, un input su cui vogliamo che avvenga l'elaborazione della rete stessa. E alla base sia del machine learning che del deep learning ci sono poi, da questo punto di vista, gli apprendimenti possono essere di due tipi diversi, dipende un po' dalle tecniche, dipende un po' dal risultato, dipende dalla disponibilità dei dati con cui addestrare le reti piuttosto che i modelli di machine learning. Noi parliamo di apprendimento supervisionato e apprendimento non supervisionato. Qui ho fatto un'immagine giusto per dare un'idea. Allora, l'apprendimento supervisionato cosa significa? Che noi a priori già sappiamo quali sono le classi verso cui vogliamo andare e quindi istruiamo la macchina, il modello, dicendo ok, tutti questi
sono gatti, tutte queste altre cose, quindi diamo un input e diciamo non sono gatti. Facciamo lavorare questo modello che ci deve dare in qualche modo un modello predittivo, per cui quando poi al modello predittivo gli diamo un input nuovo, ci deve dire ok, questo è un gattino, ok? E quindi perciò parliamo di classificazione, perché abbiamo ben chiaro quali sono le classi verso cui vogliamo convergere, tant'è che l'input, il training set, cioè l'insieme con cui vogliamo addestrarlo, deve in qualche modo essere abbastanza popoloso, popolato in termini di classi per poter istruire e diciamo così addestrare quanto più possibile il modello. Diverso invece se vogliamo parlare di clustering, vogliamo parlare di apprendimento non supervisionato, in qualche modo è la macchina che è il modello che cerca di trovare gli elementi che possono accomunare i nostri input, in questo caso per esempio quello più classico come algoritmo di clustering è il K-means, cioè costruire K-cluster in modo tale che ogni input venga associato ad uno di questi che risulta essere il più vicino, poi per vicino dobbiamo in qualche modo capire il senso, il contesto in cui lo stiamo applicando. Come deep learning abbiamo detto che all'interno poi ci sono i foundation models. Allora, i foundation model entrano in gioco perché sono in effetti, sono reti neurali di deep learning, però vengono addestrate su enormi set di dati generalizzati, non ci sono etichette, quindi non sono supervisionati. E la caratteristica è il fatto di essere adattabile. È un po' come se io dicessi, io sono un data scientist, devo realizzare un modello di machine learning, piuttosto che partire da zero, io mi prendo un foundation model e me lo addestro nello specifico su tipologie particolari di dati. Quindi è un po' come dire, questo foundation model è general purpose e io lo utilizzo per poi finalizzare il suo impiego su un contesto molto, molto specifico. Quindi è diciamo, a supporto dei data scientist, per esempio. Esistono foundation model, è un grosso lavoro ovviamente, e probabilmente quello che avete conosciuto come senza sapere eventualmente che alla base avesse un foundation model è ChatGPT. Io ChatGPT è un primo esempio di intelligenza artificiale generativa, dopo lo riprendiamo questo concetto. E che cosa succede? È stato addestrato su GPT 3.5, che appunto è il foundation model, quindi è di tipo generative pre-trained, vedete, pre-addestrato, e le informazioni su cui è stato addestrato risalgono al, diciamo così, si fermano a gennaio del 22. La versione successiva, il 4, è stato diciamo il modello fondante per ChatGPT 4 multimodale, perché appunto riceve input sia testuali che visivi, e diciamo è stato addestrato su informazioni che risalgono al 2000 fino al 2000 aprile 2023. Considerate che quando abbiamo visto la rete, i collegamenti tra gli strati eccetera in qualche modo sono parametri, e ChatGPT 4 è stato diciamo così tarato, è stato addestrato utilizzando 170 trilioni di parametri e su un insieme, un set di dati di training di 45 giga. Devo dire la verità, ero un po' indecisa se parlare di ChatGPT e così via, perché a un certo punto perché non parlare di Gemini piuttosto che di altre soluzioni. Però poi ho deciso di lanciare questo perché a differenza degli altri che provengono comunque da società che sono nate molto prima e che poi hanno investito anche in questo ambito, ChatGPT nasce, è stato lanciato da OpenAI, che è una società nata solo ed esclusivamente per realizzare il grande sogno dell'intelligenza artificiale generale. Okay? È nata nel 2015, se non ricordo male, da, ovviamente da Altman e Musk, e l'obiettivo era appunto quello di realizzare questa intelligenza artificiale generale.
La caratteristica, perciò a questo punto ho pensato di proporvelo questo aspetto, la caratteristica che è nata come una società non profit, perché gli stessi fondatori avevano ben chiaro il fatto che se in qualche modo ci fossero aspetti di profit, for profit, probabilmente la finalità sarebbe stata in qualche modo pregiudicata, no? da questo punto di vista. Quindi pensate che in parallelo nel 2000 c'era quella di Google, di DeepMind per esempio, però che aveva finalità ovviamente di profit e quindi alcuni aspetti, poi li andremo a trattare nella tavola, aspetti etici e quant'altro, in qualche modo potevano non essere garantiti e l'impatto sull'umanità poteva essere significativo. Allora, quindi nel 2015 i migliori talenti e così via, nel 2018 cominciamo ad avere i primi risultati proprio con ChatGPT e diciamo il racconto è questo, poi bisogna vedere insomma, Elon Musk, preoccupato dell'impatto che possa avere uno strumento del genere sull'umanità, sul vivere quotidiano, si propone di acquistare OpenAI per garantire, diciamo così, il rispetto di questi valori e la finalità iniziale con cui è nata OpenAI. Ovviamente il consiglio di amministrazione non lo consente, Elon Musk va via e il problema è che li lascia senza risorse economiche fondamentalmente, quindi senza finanziamenti. Che cosa succede? Che nel 2019, per in qualche modo venire incontro a questa esigenza di fondi, la società diventa profit. Però con lo stesso consiglio di amministrazione del no profit, che doveva in qualche modo garantire la mission iniziale. Che cosa succede? Che entra tra gli azionisti, investe, diciamo così, Microsoft con più di 10 miliardi, se non ricordo male, 13 miliardi di dollari. E ovviamente, diciamo così, un po' il periodo, un po' la potenza computazionale che cominciava a essere a disposizione, un po' anche le risorse economiche messe in gioco, si cominciano ad avere risultati molto, molto importanti, molto significativi. Però che cosa succede? Che è storia di meno di un anno fa, praticamente il consiglio di amministrazione licenzia Altman, perché in qualche modo dice che se è un po' non è trasparente rispetto a quelli che sono gli obiettivi che stava perseguendo e si sta interessando a progetti un po' collaterali rispetto a quella che è la mission iniziale. Lo licenzia e ok, andiamo avanti così, però dopo una settimana viene di nuovo riassunto con la sua vecchia carica e guarda caso il consiglio di amministrazione no profit, tra virgolette, si dimette, se ne fa un altro, un po' più allineato a quelli che sono gli investimenti in Microsoft, e vabbè, e la storia è quella dei nostri giorni. Quando, una cosa importante, quando passò da no profit a profit, però imposero due condizioni, che sarebbe ritornato ad essere non profit sulla base di verificarsi di due requisiti. Il primo è che venisse raggiunta la vera mission dell'azienda, no? della società, e l'altra non mutuamente esclusiva, quando invece sarebbe stato raggiunto un capitale societario, una cifra enorme, si parla di trilioni di dollari, in modo tale da permettere, diciamo, non ci sarebbe stato più bisogno di investimento da parte di terzi fondamentalmente. E questo ovviamente lascia intendere la particolarità dello scenario che si era prospettato. Ok, chiudo questa parentesi di gossip e ovviamente a questo punto, visto che l'ho citato, parliamo di intelligenza generativa, intelligenza artificiale generativa è un particolare tipo di intelligenza che usa gli algoritmi machine learning per generare nuovi contenuti e che sono testo, audio, immagini. Io per esempio lo sfondo, l'immagine che avete visto prima, le ho generate proprio con questo tipo di con questi algoritmi di machine learning. Date un prompt e indicando, ce ne sono tanti, indicando un po' il tema, il contenuto, eccetera, vi viene generato questo contenuto, immagine o quello che sia.
I costi. Allora, ovviamente io l'ho detto spesso, parliamo di costi significativi, di costi importanti e diciamo che il secondo punto già è indicativo perché se diamo un'occhiata nel 2023 sono stati introdotti dall'industria ben 51 modelli significativi, importanti ovviamente, di machine learning. E l'Accademia solo 15 e poi vabbè 21 da una collaborazione. Questo che cosa sta in qualche modo ad indicare? Il fatto che sono attività costosissime, per cui per esempio l'Accademia non può sostenerle da solo. E il panorama geografico, guarda caso, al primo posto gli USA, quindi chi ha generato maggiormente, chi ha investito maggiormente, e perché appunto, come dicevo prima, c'è bisogno di una notevole quantità di dati, potenza di calcolo, risorse, eccetera. E poi c'è un altro aspetto da non sottovalutare, la disponibilità di dataset per il training di questi modelli. Lo riprendo proprio parlando poi di GeoAI. Quest'altra slide invece fa vedere appunto la distribuzione geografica dei modelli che dicevo prima. Il blu scuro sta ad indicare dove c'è stato un maggior proliferare di questi modelli, mentre invece questa illustra proprio l'andamento dei costi, no? Quindi per il training. Quindi come vedete stiamo parlando di milioni e qui parliamo e vediamo Gemini per esempio ha dei costi altissimi per addestrare i propri modelli, questo è GPT-4 che dicevo prima e così via. Però c'è un altro aspetto che va considerato, è vero che noi vogliamo usare l'intelligenza artificiale per trovare soluzioni per esempio al cambiamento climatico, per incrementare aspetti di sostenibilità, eccetera. Però sono gli stessi sistemi di intelligenza artificiale che hanno un impatto significativo, un'impronta ecologica molto molto importante. Questa slide, vedete qui, sulla destra, riporta gli aspetti legati a quanto l'uomo con le proprie attività produce in termini di tonnellate di CO2 rispetto a quello che invece producono questi sistemi. E questo è solo nella fase di addestramento dei modelli di machine learning, di addestramento. Poi pensate che ogni volta che noi chiediamo ad un sistema di fare inferenza, quindi di produrre qualcosa, a partire da quello che c'è, di fare inferenza o fare analisi predittive, si produce altra CO2 e qui vediamo per esempio le emissioni dovute proprio ai modelli che fanno inferenza e soprattutto vedete che si ha un impatto significativo, infatti poi mi sono pentita di aver generato quelle immagini, ok? Proprio sulla generazione di immagini, ok? Le questioni aperte in questo ambito quali sono? Poi le riprendiamo anche nella tavola. Allora, garantire che i risultati siano corretti, quindi siano robusti, che siano spiegabili le soluzioni a cui giungono questi sistemi, soprattutto quando sono soluzioni che vengono abbracciate dai decisori e che quindi devono condividere per esempio con i cittadini, spiegare perché si arriva a una soluzione che potrebbe sembrare in un primo momento non la migliore rispetto allo scenario che si sta vivendo, ovviamente regolamentare, gestire i rischi, mitigare i rischi eccetera, e poi c'è il discorso della singolarità. La singolarità è quel momento storico in cui si arriva in un punto tale che parlo di singolarità tecnologica in questo caso, in cui per esempio le macchine prendono il sopravvento e addirittura Turing e Good parlavano di macchine ultra intelligenti, cioè macchine che in qualche modo superavano anche la genialità umana e che avendo coscienza di sé, potevano accedere alla propria documentazione e quindi, poiché tra le attività intelligenti era quella di creare nuove macchine, potevano a partire da se stesse creare macchine ancora più intelligenti. E la singolarità è il punto di non ritorno fondamentalmente. C'è molto, diciamo, se leggiamo i lavori di questi scienziati di quel periodo, c'è molto pessimismo, c'è molta negatività su questo discorso del predominio delle macchine sull'uomo, eccetera. Però teniamo conto che questi aspetti venivano fuori proprio in un periodo in cui era stata appena lanciata le due bombe atomiche, quindi c'era questo discorso della sovranità delle macchine, della tecnologia rispetto al periodo che si viveva, quindi c'era molto pessimismo da questo punto di vista. Oggi lo sappiamo, siamo ben lungi dall'arrivare
a raggiungere, diciamo, questo punto di non ritorno. L'ultimo aspetto su cui volevo invece evidenziare, per poi brevemente passare al discorso legato all'informazione geografica, è il problema, la questione dei training set. No? L'abbiamo visto prima, sono costosi, devono essere, ma davvero, davvero big data per poter dare, per esempio, alle reti neurali un comportamento vicino al comportamento atteso. Quindi, se da una parte sono necessarie grosse mole di dati, dall'altra parte la disponibilità è limitata. Allora, in alcuni casi si fa ricorso all'uso di dati sintetici, cioè usare gli stessi modelli per generare dati su cui i modelli devono essere addestrati. C'è però il rischio che, e questo lo si vede anche per esempio con la generazione per le immagini, che utilizzando sempre dati sintetici, la distribuzione la forbice si stringe sempre di più, quindi si perdono le diversità, e questo ovviamente poi ha un impatto sui risultati dell'addestramento. Fortunatamente possiamo dire che questo problema non è così forte nell'ambito dell'informazione geografica, dei dati geospaziali, perché se ci pensiamo, i dati geospaziali sono il primo esempio di big data, non si chiamavano così, però in effetti sono il primo esempio di big data per il volume, per la velocità con cui vengono prodotti e così via. E oggi come oggi, ovviamente, noi abbiamo anche tante di quelle sorgenti che possono essere integrate per essere di supporto al training delle reti, di modelli e così via. Questa slide fa vedere proprio l'investimento che è stato fatto nel mondo privato nell'ambito dell'AI. È vero, Geospatial sta sotto a tutto, però in effetti qui è quando l'investimento è stato dichiarato nello specifico per l'ambito geospaziale, però in effetti se andiamo a vedere tutti questi altri ambiti, comunque l'informazione geografica, il dato geospaziale è trasversale, quindi in qualche modo è presente anche lì in maniera, diciamo, implicita un investimento fatto in questo ambito, nell'ambito appunto della GeoAI. Allora, come la definiamo? Attenzione a dire se stiamo applicando le tecniche computazionali ai dati geospaziale, all'informazione, o stiamo parlando di un supporto all'analisi geospaziale. E in questo ambito noi parliamo di Geospatial Analytics AI, e qui si stima, sempre in base a quei report che vi dicevo prima, si stima che il mercato raggiungerà i 172 milioni di dollari entro il 26, quindi con un tasso di crescita del 30%. Allora, a questo punto, da una parte abbiamo potenza di calcolo, da una parte abbiamo i progressi nell'ambito dell'AI, machine learning, deep learning, insieme alla grande disponibilità di dati geospaziali, per esempio dai satelliti, ovviamente tutto questo combinato sta guidando il nostro mercato. Allora, volendo dare una definizione di GeoAI, diciamo appunto che andiamo ad integrare nella geomatica, dove per geomatica ovviamente intendo il termine più ampio possibile, andiamo ad integrare alcuni di quegli aspetti di cui ho parlato in maniera molto sintetica in precedenza, combinandoli con i dati georeferenziati per fare analisi, con i metodi, insieme agli algoritmi evoluti per comprendere meglio i fenomeni naturali e sociali che riguardano in qualche modo, che hanno una localizzazione sul territorio. E allora a questo punto noi abbiamo le immagini, entrano in gioco, no? Le immagini digitali ottenute dai satelliti agli smartphone, alle misure in situ. Abbiamo tecnologie innovative come i laser scan terrestri, il mobile mapping system, che si integrano con la ricostruzione di modelli 3D urbani e regionali, e quindi in qualche modo, per esempio, le nuvole di punti con la tecnica della segmentazione semantica danno dei risultati in termini di prestazioni sicuramente migliori. E poi pensiamo al fatto che la geomatica e la geodesia sono in qualche modo, come l'intelligenza artificiale, si basano su modelli stocastici, e quindi diventa abbastanza naturale la loro integrazione. Per automatizzare, per migliorare la produttività, per la modellazione predittiva, e poi ovviamente se pensiamo anche semplicemente alle smart city, per monitorare, per sistemi di allerta,
per l'analisi del traffico e così via. Voglio richiamare un attimo un esempio di InSeal di Trieste, l'ho trovata perché ho incontrato questo progetto, usare algoritmi machine learning per individuare l'amianto sulla copertura dei tetti. Oppure, per esempio, questo è un progetto che già ha portato dei buoni risultati su 5 comuni pilota. E poi abbiamo invece, per esempio, io ho scritto PAC perché me lo volevo ricordare, un progetto che sta portando avanti il nostro studente, l'individuazione di false coperture, teloni che simulano la copertura della vegetazione per avere i fondi, per avere investimenti, finanziamenti. Le tecniche usate, per esempio, sono il random forest e la panacea. Diciamo, quando non sappiamo quale strumento adottare come modello, ci rifacciamo a un random forest, tanti alberi, ognuno ci dà un risultato, il risultato che ha la maggioranza diventa il risultato finale di questo processo. Sto andando lunga, chiedo scusa, passiamo direttamente ai pro e ai contro. I pro, io penso che sia ben chiaro, siano abbastanza chiari da quello che vi ho raccontato. Attenzione alle controindicazioni in qualche modo, quindi sono argomenti comunque molto aperti. Si parla di privacy, sicurezza dei dati, si parla di pregiudizi. Pregiudizi se i dataset per addestrare i modelli non sono completi e quindi hanno dei pregiudizi, a secondo poi di che cosa significano, ovviamente la macchina viene addestrata e farà proprio quel pregiudizio. Pregiudizi nell'ambito più ampio possibile, nel senso più termine del termine, ovviamente ci sono questioni etiche e l'impatto ambientale. E io avrei finito, grazie. Grazie Monica, è stato un intervento molto, molto ricco di spunti, tra l'altro appunto era intenzionale anche anticipato alcuni spunti che poi avremo su cui avremo da parlare, confrontarci durante la tavola rotonda. Vedo che sono tutti collegati i nostri relatori. Ma abbiamo pensato una cosa, Monica, non so se vuoi dirla brevemente tu. Vai. Io mi riposo un attimo. Grazie al contributo appunto dell'Università di Salerno e del Dipartimento di Informatica. Per iniziare questa tavola rotonda abbiamo un piccolo video da mostrarvi. Magari alzate un po' il volume che è un po' basso, però dopo riprenderemo quello che vedrete. Introduciresti la tavola rotonda per piacere? Certo, siamo abituati a considerare le istituzioni come strumenti mediante i quali interagiamo con il mondo e tra noi. In realtà, tali tecnologie sono divenute forze ambientali, antropologiche, sociali, interpretative. Esse creano e forgiano la nostra realtà fisica e intellettuale, modificano la nostra autocomprensione, cambiano il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi, aggiornano la nostra interpretazione del mondo e fanno tutto ciò in maniera pervasiva, profonda e incessante. Tratto da La quarta rivoluzione. Come l'infusterio sta trasformando il mondo. Di Luciano Floydi. Eccoci, è stato... Ci siamo fatti raccontare quello che è il contesto della nostra tavola rotonda da Pepper, insomma è stata una cosa simpatica ma molto azzeccata, visto che, come ci ha raccontato la professoressa Sedillo, poi quando parliamo di intelligenza artificiale
oltre alle applicazioni che conosciamo e che stiamo anche utilizzando, bene o male la robotica è una componente, voglio dire, importantissima, è quella che ci dà maggiore evidenza anche. Vedo tutte le camere accese dei nostri relatori, adesso faccio un recap veloce in modo tale che ci ricolleghiamo a quanto la professoressa Sibillo ci ha anticipato con la relazione introduttiva. Quello che andremo a discutere nella tavola rotonda come temi principali, ve li accenno rapidamente, e sostanzialmente riguarderanno i rapporti tra intelligenza artificiale e informazione geografica, quelle che sono le potenzialità in questo ambito dell'intelligenza artificiale, gli aspetti regolamentativi, gli aspetti legati anche alla sostenibilità, è un tema molto importante, infine anche quello delle competenze, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale impatta in maniera importante in ambiti molto molto diversificati. E vi faccio vedere rapidamente adesso, che così la vedete anche scritta, il brano tratto appunto dal saggio di cui ci ha proprio parlato appunto Pepper, La quarta rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo, che è un saggio del professor Luciano Floridi. Professor Luciano Floridi insegna filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute, quindi presso l'Università di Oxford. E pensate che quel testo l'ha scritto nel 2014, quindi 10 anni fa. Pensate ancor più quanto ha valore questa affermazione oggi che siamo qui a parlare di intelligenza artificiale, sapendo quella che è stata l'evoluzione rapida che c'è stata. E prima di tutto, quindi, vi condivido appunto questa slide. Ecco, la metto qui uno schermo, così la vedete, così la potete anche rivedere con un attimo di calma, perché è questa la questione principe, cioè il fatto che non stiamo parlando solo di tecnologia, non stiamo parlando di strumenti, sì, anche di questo, ma in realtà dell'impatto che stanno avendo. Quindi Floridi giustamente ha puntato l'attenzione su come siano forze ambientali, antropologiche, scusate, sociali, interpretative e soprattutto quanto sono pervasive nella nostra quotidianità e di come operino anche proprio sulla nostra interpretazione del mondo che ci circonda, su come ci relazioniamo. Quindi è un concetto, per quello abbiamo parlato di paradigma, in questo senso. Però adesso direi di dare la parola ai nostri relatori. Vi dico un attimo come si svolgerà questa tavola rotonda, anche perché essendo a distanza e non in presenza, abbiamo pensato di fare un primo giro in cui facciamo parlare tutti i relatori e ognuno di loro abbiamo assegnato una domanda a cui risponderanno brevemente qualche minuto, in modo tale che potremo fare poi più giri di tavolo e quindi gli altri relatori, anche sui temi a cui già uno dei relatori ha risposto, potranno integrarli e approfondirli, così rendiamo un po' più dinamica questa discussione. Io adesso passo la parola all'ingegner Paolo Barrichello, che è direttore dell'unità organizzativa Sistemi Informativi, Servizi e Tecnologie Digitali della Direzione ICT Agenda Digitale della Regione Veneto. E questo è il contesto per la sua domanda. Quindi l'intelligenza artificiale e l'informazione geografica abbiamo visto essere accomunati dal fatto proprio di essere delle discipline trasversali, appunto abilitate alla contaminazione dei saperi, quindi non strumenti, semplici strumenti, ma
discipline paradigmatiche, perché ci danno una visione del mondo. Tra l'altro, abbiamo visto, ce ne ha parlato la professoressa Sebillo, parlano lo stesso linguaggio, i modelli stocastici, il machine learning, abbiamo visto, deep learning, e dopo tutto l'image processing, il pattern recognition, object detection. Quindi voglio dire, sono cose che soprattutto in ambito geografico non sono nuove. Certo che adesso, avendo una relazione con una potenza così significativa come quella che si aggiunge anche di computazionale, avremo altro ancora. E quindi la domanda è questa: questa progressiva integrazione tra informazione geografica e intelligenza artificiale, che impatto avrà sulle nostre SDI, sulle nostre infrastrutture dati geografici e soprattutto sui servizi che si potranno erogare? Prego, Paolo. Grazie per Paolo, spero che mi sentiate bene, perché coincidenza vuole che io sia all'interno di un stabilimento di un'azienda veneta che produce marmi, che ci ha invitato per parlare appunto di intelligenza artificiale applicata a questa realtà, no? Quindi spero anche mi sentiate bene, perché il posto è molto sì, ampio, sì, bene. E stanno anche parlando contemporaneamente. Allora, cosa dire dell'intelligenza artificiale applicata alla informazione geografica? Di certo sta rivoluzionando il modo in cui vengono gestiti i dati spaziali, in particolare portando a impatti di fatto significativi, se così possiamo dire, a quelle che sono le infrastrutture di dati territoriali e di conseguenza ai servizi digitali che si possono erogare. Ovviamente, come hai citato tu, alcuni termini tra cui machine learning e deep learning permettono sicuramente di migliorare la qualità dei dati geografici, andando ad aiutare a correggere errori in quelli che sono i dataset, e ovviamente migliorando quindi l'accuratezza delle mappe e delle analisi cosiddette spaziali. Quello che vorrei in particolare sottolineare relativamente all'importanza dell'intelligenza artificiale applicata all'informazione geografica sono alcuni aspetti che noi stiamo implementando su delle realtà che adesso vi vado a spiegare. Questi elementi per noi importanti è di fatto quello che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per analizzare anche in tempo reale i flussi che provengono in questo caso da sensori oppure anche da altre fonti, che permettono quindi di analizzare fenomeni come il traffico, condizioni meteorologiche e per quanto ci riguarda anche emergenze ambientali. Elemento altrettanto importante è la possibilità che con l'intelligenza artificiale si possa definire elementi predittivi e stocastici, quindi che possono di fatto fare delle simulazioni, o meglio ancora delle predizioni su quelli che possono essere degli effetti ambientali sul cambiamento climatico o anche sulla diffusione di malattie. Poi un elemento per noi importante è anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti che magari sono meno avvezzi al digitale attraverso strumenti come chatbot o assistenti vocali. Diventa anche importante utilizzare l'intelligenza artificiale per armonizzare dati provenienti da fonti esterne come satelliti, IoT, droni, e per creare dataset più completi e accurati e procedere a una correlazione di tutte queste informazioni per dare un più ampio spettro a chi poi deve prendere le decisioni, quindi a chi poi deve far governance, avere a disposizione degli strumenti correlati di ampio spettro che possono ovviamente aiutare maggiormente nel supporto alle decisioni. Perché cito questi elementi importanti? Perché questi elementi importanti, se applicati a tre stream principali che vi elenco, per noi diventano di fatto progetti che stiamo attuando. Questi tre stream sono di fatto: il primo stream è ovviamente i dati, perché l'intelligenza artificiale senza i dati, non voglio usare il solito termine, i dati sono il petrolio di oggi, i dati come sapete servono, e noi come progetto
abbiamo adottato la cosiddetta Veneto Data Platform, che ha lo scopo appunto di raccogliere le informazioni da più fonti, come dicevo prima, e andarle a correlare per inserirle in contesti più ampi. Facciamo un esempio. Un contesto più ampio potrebbe essere quello su cui noi stiamo lavorando, che è una soluzione di SRPS, ovvero è una soluzione che va a integrare informazioni di sanità, di ambiente e climatici, che ha lo scopo di garantire una migliore predizione, una migliore analisi di quello che può essere l'impatto verso il benessere dei nostri cittadini. Il secondo stream è la capacità di calcolo, ossia l'intelligenza artificiale, come sappiamo, ha bisogno di risorse computazionali molto molto elevate. Ecco che noi abbiamo anche finanziato, abbiamo finanziato l'Università di Padova nella creazione di, attraverso fondi comunitari, nella creazione di quello che è un centro di supercalcolo, un ampliamento, un potenziamento del centro di supercalcolo che sicuramente può aiutare in tal senso lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Il terzo punto è ovviamente un elemento fondamentale, ovvero avere le competenze necessarie, sia dal punto di vista di chi sviluppa le applicazioni e quindi chi deve sapere, io semplifico, deve essere l'ingegnere della domanda, cioè deve sapere che domanda fare all'intelligenza artificiale, altrimenti l'output non è come quello che ci si aspetta, e analogamente migliorare le competenze di quelli che sono gli utenti che devono fruire poi dei servizi digitali che noi abbiamo. Ecco che noi come Regione Veneto abbiamo sempre tramite fondi comunitari, in questo caso PNRR, abbiamo istituito delle cosiddette palestre digitali nel territorio della Regione Veneto allo scopo di aiutare i nostri utenti ad utilizzare i servizi digitali. Finisco dicendo un elemento importante da considerare nell'uso dell'intelligenza artificiale, appunto relativamente alle questioni etiche e di privacy, che richiedono sicuramente regolamenti adeguati. Ne abbiamo visti l'ultimo regolamento ovviamente europeo e quello italiano di prossima uscita. Ma noi crediamo che troppa normazione possa essere un freno a volte per non fare. Per cui dobbiamo comunque avere il coraggio di rischiare, di sperimentare e testare questa che è una nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, dando al nostro territorio occasioni di sviluppo e di innovazione, nonché anche alla nostra pubblica amministrazione. Grazie Paolo, ci hai dato degli spunti molto interessanti anche in relazione a quelle che saranno poi le domande che verranno successivamente, perché effettivamente ci sono contesti in cui l'intelligenza artificiale può offrire molto, può generare anche problemi anche di carattere etico, ma dopo ne parleremo nello specifico, però è un'opportunità grandissima e quindi è chiaro che, voglio dire, questo, come si suol dire, hype che c'è su questo tema è altissimo proprio in ragione di questo. Bene, io adesso passerei la parola al dottor Michele Ieradi di ESRI Italia. Gli condivido lo schermo così vedete anche voi la domanda che rivolgiamo a lui. Metto a pieno schermo così vedete tutti. E riguarda appunto gli aspetti delle potenzialità. Sì. Quindi le potenzialità, appunto, quelle più promettenti sono proprio quelle relative, no, all'alimentazione di processi di analisi dinamiche, modelli interpretativi, predittivi, di grande attendibilità in relazione proprio ai dati processabili e attingibili. E quindi possiamo affermare che l'intelligenza artificiale sarà il motore dei digital twin. Prego. Michele. Grazie a tutti. Mi sentite? Sì? Sì, forte e chiaro. Ah, perfetto. Grazie a tutti, grazie Monica per l'excursus che è stato decisamente formativo, nel senso che mettere tutte quante le informazioni insieme sono sempre interessante, sempre importante per fissare il punto di partenza. Diciamo che è un periodo, la GeoAI
nell'ultimo anno e mezzo ha fatto effettivamente un salto importante, nel senso che io un anno e mezzo fa facevo solo presentazioni, ma di fatto non vedevo altro che piccole POC e piccoli progetti pilota. Oggi invece sto iniziando a vedere dei progetti dove viene effettivamente utilizzata l'intelligenza artificiale. Siamo ancora all'inizio, siamo assolutamente all'inizio. Però, tornando alla domanda, sicuramente diciamo, l'intelligenza artificiale nelle sue varie sfaccettature, che sono state descritte benissimo da Monica, sta cambiando il mondo dell'acquisizione dei dati geografici, ma anche della fase successiva del digital twin, anche della parte di automazione del digital twin. Ma diciamo, andiamo un po' per ordine. Sicuramente la parte di impatto che sta in questo momento, che vedo visitando tantissimi utenti nel corso dell'anno, il primo impatto riguarda sicuramente l'acquisizione dati. Cioè si è accorciato il tempo tra l'acquisizione dati e l'elaborazione dei dati e quindi la disponibilità del dato all'interno del sistema dell'utente. Questo chiaramente è un vantaggio enorme. Noi fino ad alcuni anni fa avevamo sempre delle banche dati geografiche che erano vecchie già al giorno in cui venivano pubblicate sul server, perché comunque erano frutto di un'interpretazione, erano frutto di un'elaborazione, erano frutto di una serie di attività che minimo minimo prendevano 6 mesi. Quindi ma proprio a essere, come dire, a essere estremamente efficaci, molto spesso avevi un dato di un anno e mezzo, 2 anni. Questo sta cambiando, nel senso che è vero che sulla base di questo impianto c'è un aggiornamento di dato quasi automatico, che ovviamente ha una qualità inferiore al dato prodotto in questo momento dall'essere umano, però è sicuramente un dato importante. Quindi ho un che non è solo l'object detection o il cambiamento di un determinato oggetto, ma è anche la cartografia tecnica. Cioè oggi è possibile creare una cartografia tecnica a partire da algoritmi di machine learning, da una serie di algoritmi di machine learning, ma è possibile creare cartografia tecnica a meno classi di quella prodotta dagli esseri umani, ma sicuramente molto efficace. Altro, il tema del digital twin invece viene, diciamo, dopo, perché l'applicazione del GAI a strumenti tipo il LiDAR, quindi a strumenti a dati come possono essere i point cloud, che sono dati più recenti e di utilizzo più recente. Ma questo pure sta cambiando, nel senso che io oggi sono in grado di ricostruire un edificio, lo stiamo facendo per diverse scuole con dei partner, a partire dall'analisi dei dati LiDAR, utilizzando l'intelligenza artificiale. Questo genera una sorta di light beam, lasciatemi dire, cioè un prodotto che non è un vero beam, perché non ha le informazioni relative a quello che c'è dentro i muri, ma ha la possibilità di descrivere molto bene quello che c'è, che è visibile dalla telecamera. Quindi ho un dato che è fondamentale per iniziare a lavorare il digital twin. Il problema del concetto proprio del digital twin: il digital twin non è una rappresentazione 3D, è una rappresentazione fedele della realtà, ma che in qualche modo ha lo stesso funzionamento della realtà. Ed è questa la vera complessità che in questo momento stiamo affrontando. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale ci sta accelerando, ci sta portando sempre più vicini a quello che sarà un sistema di acquisizione quasi automatico, ma c'è tanto ancora da fare, cioè non canterei vittoria troppo presto, perché c'è veramente tanto da fare. E ricordiamoci che la componente più importante del digital twin oggi è nascosta agli occhi ed è nascosta ai sensori, è sottoterra,
mentre oggi siamo stati tutti bravi a creare almeno una rappresentazione della parte superficiale e un'integrazione di tutta la banca dati GIS riguardante la parte superficiale, sulla parte del sottosuolo anche noi stiamo lavorando con tante società italiane e stiamo cercando di guardare che cosa viene fatto all'estero, però è la parte più difficile, perché non esiste un sistema che ti fornisce una ricostruzione del mondo sotterraneo che sia effettivamente utile per un digital twin. Ti vengono fornite una serie di informazioni che poi devono essere elaborate e deve essere creato il dato che oggi molto spesso purtroppo non è disponibile. I nostri principali utenti sono proprio le società di utility, e quello che ci stanno chiedendo oggi è proprio di cercare di lì dove non è disponibile il dato, cercare di acquisirlo in qualche modo. Quindi questo è un altro step importante che faremo nei prossimi anni, ma che veramente ti produce la differenza, perché a quel punto sarà possibile evitare le interferenze sui lavori, evitare l'integrazione che il Digital Twin ha all'interno della città tra tutti i settori. Cioè tutti i settori devono potersi parlare, poter parlare attraverso un semplice linguaggio che è quello geografico. Oggi non è possibile perché le banche dati sono a silos o comunque sono parzialmente integrate, ma molto spesso anche perché non c'è il dato. Non è disponibile il dato, o comunque il dato non è aggiornato. Quindi, per tornare alla domanda, la risposta è assolutamente sì. È uno step molto importante, ma purtroppo c'è ancora tanta strada da fare. Grazie, dottor Ieradi. È stato molto interessante anche una cosa. Sapevamo che potevamo contare su di lei per un chiarimento anche nel definire cos'è realmente un digital twin, perché spesso si equivoca e si banalizza. In realtà la cosa importante è proprio la funzione che deve svolgere e quello che ci sta al di là e al di sotto, che è la cosa che poi è la sfida maggiore, perché questo digital twin faccia effettivamente il suo mestiere. Bene. Ma secondo me, per fare un esempio pratico, sì. Perdoni l'interruzione, quello che vediamo oggi a Roma è proprio l'esempio più eclatante, nel senso che abbiamo una città aperta completamente piena di cantieri per un evento importante del prossimo anno, e non c'è un dialogo tra i vari attori coinvolti, e questo genera molto spesso la necessità di fare scavi e controscavi nelle stesse zone, molto spesso senza sapere che cosa c'è sotto. Quindi io, avendo un digital twin, potrei simulare l'intero processo della attivazione delle tranvie, della creazione della fermata della stazione metropolitana, potrei fare tutta una serie di simulazioni che per me oggi è impossibile fare, per me comune di Roma non è possibile fare, e questo rende estremamente più costoso qualsiasi lavoro, estremamente più complessa qualsiasi attività. No, questo è fondamentale, perché poi l'impatto poi anche a livello economico di risparmio, di ottimizzazione è grandissimo, per cui a fronte di un investimento che comunque è importante, ma mai quanto, voglio dire, le cifre che sono in gioco per opere e lavori di questa entità. Grazie. Adesso passiamo la parola invece all'ingegnere Antonio Rotondo per la domanda successiva. Allora, al Digital Twin abbiamo già risposto. Allora, ecco, qui c'è lo spunto di aggancio alla domanda, è che appunto le grandi società... Allora, vediamo, almeno io vedo la domanda sul Digital Twin, per questo ho fatto la battuta. Sì, sì. Scusate. Sì, vai alla successiva. Adesso la vedete? No. No. Ma probabilmente stai condividendo la presentazione. Sì. Eccola. Esatto. Eccola. Adesso ecco. La lascio in modalità non presentazione, perché funziona meglio. Sì.
Ecco, e dunque le grandi società appunto che si occupano di intelligenza artificiale almeno ci raccontano di avere questi super alignment team, cioè queste strutture che devono sorvegliare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per tenerla sotto controllo. Sappiamo però che sono stati citati non a caso personaggi importanti che stanno a capo di queste grandi società. Abbiamo parlato prima di Sam Altman di OpenAI, che poi appunto tanto Open non è più ultimamente, no? Poi sappiamo che anzi c'è molta opacità. E è anche un prepper, dicono, voglio dire, per cui si sta preparando alla fine del mondo. Poi c'è Elon Musk, che voglio dire, quanto a personaggi controversi, no? Per non parlare di Mark Zuckerberg, di Facebook, anzi di Meta. Però quindi, voglio dire, sappiamo che abbiamo a che fare con soggetti che comunque hanno come primo obiettivo, voglio dire, chiaramente realizzare dei profitti, giusto, sono delle società, e però insomma in questo contesto, anche per l'appunto le caratteristiche che ci fanno vedere anche a livello individuale, oltre che appunto quanto si è detto anche precedentemente, ecco, creano degli interrogativi, ed ecco per cui si parla molto di normazione. Tra l'altro ci sono delle differenze, adesso io do degli spunti, perdonami se spendo due parole in più Antonio, ma ci sono anche delle differenze sostanziali tra quella che è la normativa, no, che è adottata dall'Unione Europea e quella americana, perché gli europei tendono un po' più a tutelare l'individuo, no, i diritti fondamentali, mentre gli americani tendono un po' più a tutelare il business, no? Perché c'è anche questo aspetto, no? Di differenza tra l'AI Act e l'Executive Order sull'intelligenza artificiale americana. Quindi la domanda è questa normativa, parliamo di quella europea, parliamo di quello che si sta facendo in Italia, sarà un freno come temeva e ci diceva anche Paolo Barrichello prima, oppure la storia recente, appunto, internet, i social media, ci hanno insegnato qualcosa e quindi siamo più ottimisti e proattivi? Allora, non è una domanda facilissima, ovviamente. ringrazio anch'io per l'invito, ringrazio Monica anch'io per la solita chiarezza, ma era quasi scontato, diciamo. Allora, quando hai proiettato la citazione del professor Floride, ho pensato questo, che in effetti quella citazione alla fine sintetizza l'approccio del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, nel senso che da una parte ci sono le potenzialità, quindi tutte le cose che poi ha illustrato, diciamo, in dettaglio Monica, ci sono tante applicazioni che possono fare, diciamo che possiamo dire che dobbiamo avere solo fantasia. Dall'altra ci sono i rischi, perché Floride parlava del cambiamento dell'interpretazione del mondo che questi sistemi ci possono far creare, diciamo, e quant'altro. Ed è questo effettivamente, poi se andiamo a vedere l'approccio che ha seguito la normativa europea, nel senso che chiaramente il primo obiettivo era quello di definire un quadro regolatorio comune a tutti gli Stati membri, perché alcuni Stati membri stavano già definendo proprie regole, questo andava a incidere, se vogliamo prendere l'approccio americano, andava a incidere anche sul mercato, per cui si rischiava di creare vincoli, diciamo, al mercato anche tra i paesi europei stessi. Quindi il primo obiettivo era quello. L'altro obiettivo principale è quello di massimizzare i benefici che derivano dai sistemi di IA, quindi non limita, diciamo, la regolamentazione europea i sistemi di IA, ma pone effettivamente dei vincoli, nel senso che se andiamo a leggere poi il regolamento, come dicevi anche tu, parla esplicitamente di un approccio antropocentrico, quindi che sistemi di IA che possono produrre tutti i benefici che vogliamo, economici, sul mercato e quant'altro, ma che devono tener conto dei diritti umani, quindi protezione dei dati, protezione ambientale, sicurezza e quant'altro. Tant'è vero che poi
già nel 2019, quindi prima che fosse avviato l'iter, diciamo, di predisposizione del regolamento europeo, c'era stato un gruppo di esperti, appunto, europeo, che aveva definito 7 principi etici, tra cui c'era pure anche, tra l'altro, la vita privata, per esempio, oppure l'ambiente, oppure la salute, diciamo. Quindi, questi limiti vengono posti dal regolamento europeo attraverso i livelli di rischio. Quindi va bene implementare sistemi di intelligenza artificiale, ma dobbiamo stare attenti ai rischi che questi possono provocare. Livelli di rischio che sono ovviamente differenziati, perché si va dal minimo all'inaccettabile, diciamo. Quindi minimo significa che chi produce questi sistemi fa una sorta di codice di condotta, diciamo, personalizzato, diciamo così, a un livello superiore, quindi in cui c'è l'obbligo della trasparenza, a un rischio poi alto, in cui effettivamente lì c'è bisogno di un'effettiva regolazione, e poi un rischio inaccettabile, dove effettivamente alcuni sistemi di intelligenza artificiale, pensiamo all'applicazione delle misure biometriche in alcuni casi, ovviamente non possono essere consentiti. Quindi diciamo che non limita, diciamo, l'utilizzo di intelligenza artificiale, nel senso che il mercato comunque è invitato, anche perché poi disciplina tutti i rapporti anche con le imprese fuori dal mercato europeo, per cui quello che si diceva della tutela del mercato dal punto di vista americano chiaramente è presa in considerazione dal regolamento, nel senso che vengono date delle indicazioni anche per quanto riguarda il mercato, ma alla luce dei social che tu dicevi, chiaramente si pongono anche delle questioni di etiche, diciamo, che devono essere prese in considerazione da chi implementa e sviluppa questi sistemi. Chiaramente questo implica anche che ci sia una governance, e quindi il regolamento europeo definisce anche una governance, perché senza governance, chiaramente, anche se ci sono le regole, rischiamo, come capita spesso quando ci sono le regole ma non c'è effettivamente associata una governance, rischiamo che ognuno poi vada per conto suo, allo stesso modo che come diceva all'inizio, che ogni paese fa le proprie regole. Quindi c'è una governance, è disegnata anche nel regolamento una governance europea, con un organismo a cui partecipano ovviamente gli stati membri, e andando poi nello specifico del nostro paese, chiaramente è stato già citato, è stato avviato anche un disegno di legge sull'intelligenza artificiale, nel quale si ipotizza, ovviamente ancora un disegno di legge, un ruolo abbastanza determinante dell'Agenzia per l'Italia Digitale, perché diventa una delle authority insieme ad ACN, cioè l'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. E su questo volevo dire che praticamente già abbiamo anticipato alcune indicazioni, se vogliamo, sull'intelligenza artificiale, anche se ancora non c'è una norma ben definita, nel senso che, come probabilmente saprete, l'ultimo piano triennale, che è diciamo il documento di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda la trasformazione digitale, compresi ovviamente i dati, ha cominciato a interessarsi di intelligenza artificiale, nel senso che ha inserito una sezione ad hoc sull'intelligenza artificiale, guarda caso associata ai dati, qui su questo poi tornerò fra poco, dando alcune in attesa che venga aggiornato, diciamo, il piano strategico nazionale, dando e definendo alcuni principi che sono stati costruiti, diciamo, come una sorta di decalogo. E tra questi ci sono dei principi che venivano anche richiamati prima, cioè, nel senso, c'è il principio della sostenibilità, Monica diceva e faceva ha puntualizzato tutto diciamo sui dati di consumo di energia che questi sistemi portano. Quindi ovviamente c'è in questo decalogo il principio della sostenibilità, per cui si deve tener conto anche dell'impatto non solo sociale ma anche ambientale che questi sistemi provocano. C'è il principio della trasparenza, perché è necessario che questi sistemi siano più trasparenti possibile. C'è il principio dell'inclusività, perché come il regolamento stesso europeo stesso
stabilisce chiaramente che questi sistemi non devono essere discriminatori, così come c'è il principio dei dati, nel senso che chi produce, chi implementa questi sistemi deve rendere noto come utilizza, con quali modalità e che uso fa di questi dati che vengono utilizzati. E citando i dati arrivo all'altro punto secondo me principale, nel senso che queste regole che si stanno definendo alla fine rappresentano uno stimolo anche sulla trattamento, sulla produzione di dati, nel senso che è chiaro che, forse è diventato pure banale dirlo, che i dati, cioè l'intelligenza artificiale si nutre di dati che devono essere di qualità e che è un concetto che viene ribadito, diciamo, abbastanza approfonditamente nelle regole di cui stiamo parlando. E quindi prima di occuparci di intelligenza artificiale probabilmente dovremmo occuparci dei dati, come forse non abbiamo fatto finora. Sì, nell'intervento precedente si diceva che, e si facevano anche alcuni esempi, che ci sono dati che non sono di qualità, che non vengono resi disponibili, che non sono magari sono prodotti ma non vengono utilizzati, che non sono ovviamente con caratteristica comune. Diciamo che parallelamente a queste regole sull'intelligenza artificiale io prenderei in considerazione, un po' come un combinato disposto, anche tutte le regole sui dati che anche a livello europeo si stanno facendo, nel senso che con la direttiva Open Data, con il regolamento sui dati di elevato valore, ma anche con il Data Governance Act, ma anche con il Data Act, perché pure in Europa, non solo in Italia, c'è una proliferazione normativa non indifferente, diciamo. Tutti questi atti però hanno un obiettivo, quello di far circolare più dati possibili. Questo vuol dire che l'intelligenza artificiale potrà beneficiare di più dati, perché questi dati dovranno essere comunque resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni, e la cosa principale è che questi dati dovranno essere costruiti, diciamo, e prodotti sulla base di regole comuni, cosa che garantisce ovviamente la qualità, cosa che garantisce ovviamente di conseguenza, diciamo, il fatto di avere sistemi di intelligenza artificiale affidabili, proprio perché basati su dati di qualità. E in effetti poi, se andiamo a leggere poi il ritorno al regolamento europeo sui dati di addestramento, anche lì vengono date delle indicazioni sulla qualità di questi dati di addestramento, ma anche di prova, di verifica, diciamo, di questi sistemi, che comunque rimandano in qualche modo a queste regole che dicevo. Ultima cosa, in questo anno chiaramente Agit lavorerà anche a dare delle regole, chiaramente non per limitare, come si diceva prima, l'implementazione di questi sistemi, lo sviluppo di questi sistemi, ma per indirizzare, ovviamente noi ci rivolgiamo principalmente alle pubbliche amministrazioni, per indirizzare le pubbliche amministrazioni su diciamo regole comuni, in modo tale da garantire che questi sistemi poi siano basati sì sulle stessi principi, ma anche sulle stesse regole che abbiamo condiviso. Si parla nel piano triennale di linee guida per l'adozione dell'IA nelle pubbliche amministrazioni, ma anche una sorta di censimento delle soluzioni di intelligenza artificiale che sono già state prodotte dalla pubblica amministrazione, ma anche l'individuazione delle basi di dati strategiche che possono essere più importanti di altri rispetto a questi sistemi di intelligenza artificiale. Grazie all'ingegner Rotundo, perché ci ha dato anche uno spaccato interessante, a mio modo di vedere, oltre, voglio dire, a quelle che alla funzione della norma di tutela dei diritti fondamentali e comunque di tutto quell'apparato, no, necessario anche a garantirli, ci sono anche concetti e indicazioni e azioni tese appunto a certificare la qualità dei dati, a renderla maggiormente fruibile e quindi, voglio dire, anche a favorire, quindi ci ha dato anche, no, la chiave per comprendere che questo potrà, e sicuramente se applicato correttamente, favorire anche la diffusione e l'utilizzo dei dati per l'allenamento dell'intelligenza in maniera, con dati, voglio dire, soprattutto chiaramente Agit, occupandosi di pubblica amministrazione, voglio dire, dati che provengono da quell'ambito. Tra l'altro leggevo recentemente, a proposito di Digital Twin, di Smart City,
che non ricordo se era ad Helsinki o ad Amsterdam, che hanno istituito un registro degli algoritmi utilizzati per i servizi pubblici, proprio nell'ottica di una trasparenza, anche una diffusione anche di questi aspetti, in modo che sia noto poi cosa viene fatto con i dati e soprattutto come funzionano questi algoritmi. E adesso passo la parola invece al dottor Edoardo Crescini, ma prima vi devo dare un'informazione di servizio. Guardate nella chat perché troverete il link per il download delle certificazioni, così potrete direttamente trovare quanto necessario a quel link. E condivido rapidamente la domanda al dottor Crescini, dando un aggancio a questo acronimo che ESG, Environmental, Social and Governance, che è un acronimo che è nato in ambito finanziario e aziendale, ma in realtà appunto sta uscendo da quell'alveo, e in quanto è un concetto che fa riferimento proprio alla verifica e alla misura degli impegni in termini di sviluppo sostenibile delle organizzazioni. E qui è un tema che appunto, tra l'altro, ci ha accennato con qualche numero prima la professoressa Sedillo, relativamente, no, anche ai costi sociali, energetici e quant'altro. Quindi cosa rappresenta e cosa può fare l'AI per lo sviluppo sostenibile? Prego. Sì, grazie Pierpaolo, buongiorno a tutte e tutti, ringrazio le relatrici e i relatori che mi hanno preceduto, molto interessante. Tra l'altro ho apprezzato molto quello che ha detto la professoressa Sebillo sulla questione del fatto che oggi si sta parlando molto di quello che è l'intelligenza artificiale e della grande innovazione, però insomma gli algoritmi su cui si basa sono algoritmi che conosciamo molto bene, e quello che in realtà è cambiato è la potenza dei computer, o anche il fatto di riuscire ad avere dei grandi dataset. Tra l'altro, secondo me, un altro aspetto molto molto importante è l'ubiquità, ovvero il fatto che noi riusciamo da posti completamente differenti a lanciare questi calcoli incredibili, che hanno però un problema che secondo me si riassume molto semplicemente, che è la prima rappresentazione dell'intelligenza artificiale quando parliamo di sviluppo sostenibile, ovvero che è una sfida, nel senso che, come è stato più volte detto, sono processi e strutture ad alto consumo elettrico, e tra l'altro la narrazione di quello che è tutta l'azienda tech è un po' fumosa, nel senso che, per citare un grande slogan che è usato dal Free Software Foundation Europe, there is no cloud, there are only other people computer, cioè nel senso che comunque quello che il tech prova a dare nella narrazione è il fatto che il digitale non sia una cosa fisica, quando digital is physical, e ha dei numeri a livello di ambiente molto importanti, nel senso che oltre alla CO2 equivalente annuale, che ha delle emissioni che sono il doppio di quella dell'aviazione, nel senso che contiamo un 4% in tutta l'infrastruttura tech. Molto interessante anche le tonnellate di rifiuti tossici e tecnologici che ogni anno vengono prodotti, e anche la quantità di acqua che serve per muovere quelli che sono i data center. Ad esempio, per utilizzare tra le 20 e 50 query di ChatGPT abbiamo bisogno di mezzo litro di acqua. Un data center in un giorno prevede 1 milione di litri, quindi insomma, diciamo che è una sfida importante quella dell'intelligenza artificiale all'interno dello sviluppo sostenibile, in quanto sicuramente ha un grosso apporto, nel senso che se utilizzata secondo criteri di equità e anche di principi etici, secondo me potrebbe, soprattutto da un punto di vista di previsioni, modelli, da un punto di vista climatico, andare a
mettere un punto su una serie di questioni che ad esempio all'interno del territorio italiano potrebbero essere molto utili. Mi immagino tutto quello che può essere la gestione del rischio, la prevenzione, quindi avere un'automatizzazione di quelli che sono i modelli e i dati per andare poi a inviare dei messaggi ai singoli cittadini in modo da fare la prevenzione sui territori e non andare poi sempre in un ambito emergenziale, che è quello che poi stiamo vedendo in questi ultimi anni, perché poi è vero che questo è un tema molto importante, però il tema più principale, diciamo, che è soprattutto quello che oggigiorno ci troviamo all'interno di una crisi climatica, di un'emergenza climatica, e quindi è importante non sovrastare troppo i problemi sociali e climatici, pensando che ad esempio quello che è l'intelligenza artificiale possa risolvere tutti questi tipi di problemi, che sono problemi complessi. Quindi di conseguenza sicuramente l'intelligenza artificiale può giocare una grossa partita in quello che potrebbe essere la gestione del rischio, ma anche più semplicemente andare a creare, come veniva detto prima, dei piani di sviluppo delle città, anche se pure in questo caso qui è molto interessante. Noi come gruppo di ricerca dell'Università di Padova Cambiamenti Climatici, Territori e Diversità, abbiamo invitato Aiona Datta, che è un'esperta ricercatrice che lavora in Inghilterra e lavora con le questioni di digitalizzazione delle smart cities nel sud globale, principalmente in India, e mostra come, ad esempio, quando parliamo di smart city, no, difficilmente poi ci teniamo in considerazione quello che è la questione periferica delle città, che però vengono coinvolte all'interno, e quindi come queste tecnologie raggiungono le città in maniera diversa, ad esempio come attraverso l'utilizzo di telecamere a riconoscimento facciale per la sorveglianza, quindi avere più un controllo, oltre al fatto che gli algoritmi non sono neutri, nel senso che, come abbiamo visto, ci sono delle aziende che gestiscono questi algoritmi, e spesso e volentieri stiamo vedendo casi in cui vengono applicate queste strategie di nudging, ovvero quindi quello di cercare di manipolare quello che è la sfera pubblica, quindi direttamente provate sia da privati che dagli stessi governi. Quindi secondo me questa è una questione che bisogna tenere bene in considerazione, nel senso che se si vuole parlare di sviluppo sostenibile, la prima cosa è chi governerà questa intelligenza artificiale, nel senso è previsto dal regolamento europeo appunto una super partes che andrà a controllare che non manchino poi i regolamenti, che si rispettino quelli che sono i regolamenti per l'utilizzo, però ad esempio dal mio punto di vista sarebbe anche interessante, perché un'apertura dell'intelligenza artificiale a quelle che sono le diverse intersezionalità di un problema, perché poi quello che spesso manca all'interno di questa intelligenza artificiale sono la questione della diversità culturale, la diversità di genere, che l'algoritmo non essendo allenato, perché banalmente le società che lavorano, che hanno strutturato quello che potrebbe anche essere ChatGPT, non hanno interesse in questo tipo di questioni, che però sono alla base del nostro dello sviluppo sostenibile, di cercare di rimanere dentro quelli che sono gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Quindi secondo me rappresenta una grande sfida, perché comunque non si può diciamo fuggire dalla questione che la tecnologia sarà sempre più pervasiva all'interno della nostra società, e non bisogna sicuramente scappare, però bisogna cercare di fare in modo che non pervada, vada oltre a una serie di questioni che sono già state affrontate, oltre al fatto che non venga ricreato un nuovo meccanismo come quello che è ad esempio il settore fossile, che è un ambito in cui non lavoriamo molto come gruppo di ricerca, che poi va sostanzialmente a distruggere gli ecosistemi naturali e tutta una vasta gamma di popolazione che non utilizza poi le tecnologie, o in minima parte, nel senso che ad esempio durante la pandemia anche in Italia ci sono stati paesi in cui internet non c'è, quindi attenzione anche a questo sviluppo da smart cities, nel senso che fino a che le reti anche dell'internet non hanno pervaso completamente tutta la nazione, in cui abbiamo degli studenti e studentesse che non riescono
a fare le lezioni duali perché non arriva internet nel paese, allora in primis cerchiamo di utilizzare questa intelligenza artificiale per ad esempio andare a sviluppare queste reti in maniera più efficiente, o ad esempio penso a tutta la questione delle rinnovabili, quindi sicuramente ha un apporto importante, però sempre un po' di attenzione in quello che viene definito tecnosoluzionismo, che è molto presente anche nelle questioni climatiche e che ci deve sempre mettere un po' in guardia, nel senso che comunque questi algoritmi non sono neutri, ci sono delle persone dietro e come dicevi giustamente tu, Pierpaolo, prima, sono fatte da persone che hanno come obiettivo principalmente il business, non sicuramente quello che è il benessere sociale. Quindi ecco, un po' di sicuramente bisogna iniziare a utilizzare questo tipo di tecnologie, anche perché finché non inizia a essere utilizzata non si capisce neanche come poterla utilizzare o banalmente gestire per le questioni legate allo sviluppo sostenibile, quindi parità di genere, azione contro i cambiamenti climatici e tutta una serie di obiettivi che sono portati dall'Agenda 2030. Grazie Edoardo, grazie a dottor Crescini, perché ci ha dato anche delle chiavi interessanti di lettura. Come sempre l'abbiamo detto e ripetuto, la governance è la cosa importante, no? E poi appunto relativamente anche ai pericoli, ecco, per citare nuovamente Floridi, che giustamente qualcuno ha detto attenzione, non è più a Oxford, è vero, era al tempo della pubblicazione del testo che abbiamo visto, adesso è fondatore e direttore della Digital Ethic Center di Yale, quindi adesso vive negli Stati Uniti. E appunto, citando Floridi, non dobbiamo tanto preoccuparci dei pericoli dell'intelligenza artificiale, ma il pericolo vero è l'uomo, come sempre, no? Che poi la allena, la addestra, la utilizza. Bene, e visto che stiamo parlando, abbiamo rimesso al centro l'uomo, io direi di passare alla prossima domanda che rivolgiamo alla professoressa Sibillo, e riguarda i rapporti tra l'intelligenza artificiale e le competenze. Ecco qui. Qui c'è anche una domanda, un'affermazione, scusate, di Marco Montemagno, che è un divulgatore in ambito molto vario, finance, ma anche tecnologie, e sta occupandosi molto di intelligenza artificiale in questi ultimi mesi, che fa un'affermazione significativa. Sarà l'intelligenza artificiale a fornirci le migliori risposte possibili, noi dovremo essere capaci di fare le migliori domande. E qui c'è anche uno spunto, è citata una società, Talent LMS, che realizza l'omonima piattaforma di e-learning, appunto, a proposito di competenze di formazione, e che questa indagine individua come competenze chiave per utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, non soltanto i digital skill, quindi le competenze digitali, ma le soft skill di cui sentiamo molto parlare, che sono la creatività, l'immaginazione, la curiosità, il pensiero strategico. Ecco, l'intelligenza artificiale, proprio in questo contesto, ci aiuterà a diventare più olistici, più interdisciplinari, più trasversali, con una visione d'insieme, appunto come il termine olistico ci sintetizza. Prego, Monica. Sì, non vi siete ancora stancati, ti sentimo parlare. Allora, un paio di cose da dire. Quelle soft skill, a cui appunto sottolineavi nella domanda, sono proprio quelle caratteristiche che ci rendono diversi dalle macchine, fondamentalmente, no? E quindi in qualche modo sono quegli aspetti per cui qualcuno dice che i foundation model non sono altro che pappagalli stocastici, cioè ripetono su algoritmi di probabilità, e è ovvio, con un percorso di formazione, di addestramento molto complesso, lungo, costoso,
anche talvolta oscuro, no? Tornando ai discorsi che facevamo prima, però in effetti sono, diciamo così, quello che manca a questi strumenti di interazione poi sono il rispetto del senso comune che noi utilizziamo quando interagiamo tra di noi, e quindi in qualche modo quelle soft skill fortunatamente ci sono ancora e ci rendono diversi. Allora, io penso che il discorso possa essere visto anche al contrario, nel senso che per poter governare, no, questo grande mondo, questa grande potenzialità che, è che sono i sistemi di intelligenza artificiale, bisogna in qualche modo avere delle competenze trasversali. Non basta l'informatico, non basta essere informatici, non basta essere esperti di statistica, come non basta essere esperti di robotica per finalizzare delle applicazioni, eccetera. In qualche modo, poiché sono, guardiamoli come degli strumenti che devono migliorare il nostro modo di, la nostra vita quotidiana, no? Perché proiettiamoli sempre come finalità, no? Il supporto all'uomo. Allora, lì ci ferma solo la creatività, perché lo strumento, io sono sicura che più andiamo avanti e più diventa facile da utilizzare, sempre nell'ottica di una finalità buona. Che non pensiamo, diciamo, in termini di malevolenza, ma soprattutto finalizzati a migliorare la nostra vita, con discorsi sanità pubblica, smart city, piuttosto che sostenibilità, eccetera. Quindi in qualche modo le competenze si devono finalizzare e verticalizzare negli ambiti in cui noi le andremo ad utilizzare, e questo è ovvio. Io ho Pierpaolo, condivido un attimo lo schermo, spero di riuscirci senza problemi. Prego. Metto lo schermo intero perché così poi slitto da qualcosa all'altra e vi faccio vedere una piramide che ho ritenuto, vedete lo schermo? Sì. Ok, questa è una piramide, per esempio, io sono andata a prendere questa piramide che è un modello di competenza delle Geospatial Technology, e quindi come vedete, in effetti, al di là delle competenze di base, no, che in qualche modo sono personali, quindi la capacità, l'iniziativa di prendere l'iniziativa, la formazione a lungo termine, eccetera, poi piano piano, diciamo, andiamo verso quelle che sono le competenze accademiche, le competenze che bisogna avere sul luogo di lavoro fondamentalmente, poi in generale le competenze e le conoscenze delle abilità, no? Cross-cutting, e poi andiamo nello specifico nei settori, quindi positioning and acquisition, analysis and modeling, software application development e così via. Allora, se noi andiamo a guardare tutti questi aspetti, in effetti, diciamo così, il sistema di intelligenza artificiale è un po' pervasivo in tutti questi aspetti, perché se da una parte ci può migliorare diciamo così, il percorso formativo in questi ambiti, quindi è un supporto alla formazione, dall'altro punto di vista, può in qualche modo invece, diciamo così, essere pervasivo, perché può mostrare le sue potenzialità in qualsiasi settore, lo abbiamo visto, no? Ne abbiamo parlato con i relatori che mi hanno preceduto, hanno in qualche modo dato un'ampia visione di quelli che sono gli ambiti. Allora, quando è che possiamo dire di avere delle competenze atte a poter utilizzare bene gli strumenti, i sistemi di intelligenza artificiale? Quando da una parte li governiamo, e questo è importante, quindi ci vuole l'informatico piuttosto che l'esperto, non lo so, di urbanistica, piuttosto che l'esperto di scienze ambientali e così via, ma che sappiano in qualche modo capire anche, e questo è il discorso dell'explainability, perché, per esempio, un processo decisionale supportato da modelli, da tecniche computazionali, ha portato a una certa soluzione. Bisogna essere in grado di capire effettivamente qual è stato il percorso interno per giungere a quella soluzione, perché poi è anche più facile convincere l'utente finale, semmai il cittadino, ad abbracciare quella, diciamo così, quella soluzione. Quindi questo è importante proprio perché è una competenza a 360 gradi, deve essere tale da consentire l'uso degli strumenti, la comprensione di quelle che sono i metodi alla base di questi strumenti. Noi lo strumento lo possiamo vedere come la punta dell'iceberg, però sotto c'è un iceberg, quindi voglio dire, c'è un qualcosa di molto molto potente. Riuscire a comprendere
queste potenzialità e queste capacità ovviamente richiede una formazione molto molto approfondita, che ovviamente non ci possiamo aspettare di avere in maniera completa, altrimenti passeremo la, diciamo così, la vita solo a formarci in tal senso. Però le competenze devono essere in qualche modo contaminate. Io ripeto, sono forse l'esempio più eclatante di questo percorso, perché io non mi occupo di intelligenza artificiale, io mi occupo di tutt'altro, di informazione geografica, però nel momento in cui ho capito e sto cercando di capire cosa questi strumenti possono darmi per semplificarmi tra virgolette la vita, per aumentare la produttività in maniera tale che determinate azioni che normalmente l'uomo mette tanto nel realizzarle le affidiamo alla macchina, per cui poi l'esperto si può dedicare all'interpretazione dei risultati. Io capisco che c'è un, diciamo, un vantaggio di produttività, posso dedicarmi più ai modelli predittivi e quant'altro, per cui le competenze sono, diciamo così, sono diverse, sono legate anche all'ambito in cui le vogliamo applicare, le vogliamo riconoscere, le vogliamo in qualche modo evidenziare. Io tra l'altro, se posso, c'ho un altro video, visto che diciamo stiamo per finire, immagino, le nostre presentazioni. Allora ritorno un attimo, è qui, posso, eccolo qua. Allora, questo ad esempio è un video che mostra in che modo si può portare un processo di formazione anche a livello universitario. Allora, noi abbiamo per esempio dei corsi di fondamenti di intelligenza artificiale nel corso di informatica, però è ovvio che non affrontiamo tutti gli aspetti, no? È un po' quello che dicevo prima, e si abbracciano un po' le circostanze, diciamo così, quei temi che la circostanza del momento ci mette davanti. Allora, vediamo un po' se ci riesco. Lo sentite? Ciao, sono in grado di realizzare analisi GIS. Non sono perfetto, però me la cavo. Prego, chiedi qualcosa. Mostrami la densità boschiva in Campania nel 2008. Interessante, dammi qualche secondo. Dovresti poter vedere l'analisi sul portale. Allora, che cosa sta succedendo? Abbiamo chiesto a Furat, che è questo dispositivo di input, di produrci questa immagine, questo GeoTIFF fondamentalmente. Furat dà questo input a ChatGPT, 4 in questo caso, e ChatGPT genera codice, perché è un'intelligenza generativa e tra cui produce anche codice. Codice compatibile, perché poi lo mandiamo tramite le API in Google Earth Engine, che produrrà il risultato. Qui vediamo quello che succede dietro le quinte, quindi il codice generato, ovviamente stiamo dando giusto un'idea veloce, no? Di quello che succede, e avete visto che poi abbiamo ricevuto, ecco, questa immagine, qui c'è un po' di descrizione di quello che è avvenuto, sempre generato dalla ChatGPT, e lo abbiamo visto prodotto e importato in QGIS. Allora, quella era la finalità di un progetto che ci permettesse in qualche modo di conoscere e di essere a supporto di un utente finale che non ha capacità di utilizzare piattaforme cloud e così via, e che viene supportato dalla robotica, da intelligenza artificiale generativa e da una piattaforma cloud come Google Earth Engine. Quindi combinare queste competenze, è ovvio che alla luce dell'obiettivo che ci eravamo posti abbiamo capito quali potessero essere le competenze necessarie a raggiungere quell'obiettivo. E mi fermo qui. Ah, volevo solo sottolineare una cosa, visto quello che diceva prima Antonio. Avete visto che nei programmi, se non mi sbaglio, di Mediaset c'è un banner sotto che dice che si diffida l'utilizzo dei contenuti di telegiornali, eccetera, per addestrare i modelli di machine learning. Quindi c'è un'esigenza di tutela del diritto d'autore, per esempio, dei telegiornali, eccetera, esplicitamente dichiarato, perché probabilmente non c'è ancora, come dicevate voi, la puntualizzazione in termini proprio di normative. Tra l'altro, che è il New York Times che ha fatto
ha denunciato, no? OpenAI e Microsoft per l'uso delle loro, dei loro articoli per addestrare le loro macchine. Quindi su questo, diciamo, questi sono dei segnali importanti fondamentalmente. Grazie. Grazie, grazie alla professoressa Sebillo e anche quest'ultimo esempio, no? Anche vedere appunto la, 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 l'interazione con l'interfaccia poi umanoide che ci permette di dialogare, no? Voglio dire, sappiamo quanto, voglio dire, avrà un impatto. Dopo noi chiaramente qui ci occupiamo di dati geografici, voglio dire, ma non, non è nostra intenzione in questo contesto allargare ulteriormente la discussione sull'intelligenza artificiale, ma capite che, voglio dire, è proprio questa interdisciplinarità, questa trasversalità, quei concetti che, insomma, con cui abbiamo aperto anche questa tavola rotonda, voglio dire, per l'intelligenza artificiale hanno, sono estremamente calzanti e quindi, voglio dire, sicuramente avremo modo di vedere molto e, se devo essere sincero, voglio dire, io non pensavo che la mia generazione riuscisse a vedere una rivoluzione tecnologica come quella che stiamo vivendo, avendo io vissuto la prima, quella, voglio dire, di internet. Eppure, come vedete, insomma, è una opportunità che ci viene data. Io adesso approfitterei del tempo che abbiamo ancora, siamo ultra perfetti con i tempi, per cui ci concediamo, insomma, un quarto d'ora, voglio dire, anche per poter fare qualche altra considerazione. E lascerei anche la libertà ai relatori intervenuti fino ad adesso di fare anche qualche considerazione ulteriore, magari i primi che hanno parlato meno, perché come sempre i primi sono sempre quelli più bastonati sui temi. Scusa Pierpaolo. Prego. Mi scuso anche con i colleghi, perché siccome purtroppo una riunione alle 12.30, sapendo insomma che finiva... Certo. Se posso, magari dico una battuta io. E poi sicuramente, Antonio. Devo purtroppo salutare. No, io mi riagganciavo un po' all'ultima battuta che dicevo sui dati, perché comunque l'attualità sui dati e sui dati di elevato valore, che si chiamano così, sono definiti così dalla normativa europea, proprio perché sono quei dati che hanno un grosso potenziale economico, sociale, ambientale, per cui la normativa stessa dice che se riutilizzati possono portare appunto a questi benefici. Molti di questi dati di elevato valore sono appunto dati geografici, quindi sono dati geospaziali, per cui questo conferma, diciamo, quello che tra noi, ma anche insomma in tutte le discussioni che facciamo, diciamo da sempre, conferma le peculiarità, le caratteristiche anche a livello informativo, diciamo, di ricchezza informativa dei dati geospaziali. Si sta lavorando, come dicevo, a uniformare, anzi il regolamento stesso europeo già dà delle indicazioni per fornire regole comuni a tutti su questi dati. La curiosità relativamente all'intelligenza artificiale è che se avete la possibilità di leggere lo studio che c'è prima, diciamo, dell'identificazione di questi dati che ha fatto la Commissione europea, ovviamente, negli anni prima dell'adozione del regolamento, vedrete che una delle caratteristiche che è stata presa in considerazione per identificare questi dati è proprio il livello di innovazione, anche relativamente agli algoritmi di intelligenza artificiale, che questi dati possono creare. Questo per dire che comunque, come dicevo prima, dobbiamo comunque occuparci anche dei dati, forse quanto o più, direi, di quanto abbiamo fatto finora per tutto quello che si diceva, proprio perché aumentare la qualità dei dati, ma anche questo è scontato, come dicevo prima, porta a sistemi di intelligenza artificiale affidabile. E questa qualità può derivare soprattutto dai dati geografici, perché poi tutti gli dati, degli altri dati, come sappiamo benissimo, diciamo, se usano, sfruttano, diciamo, i dati geografici per aumentare notevolmente anche il loro valore. Quindi direi attenzione sicuramente a tutte le tendenze ultime, alle norme, eccetera, alle regole di intelligenza artificiale, però ricordiamoci che alla base ci sono i dati, e i dati geografici rivestono un valore
come sappiamo da sempre, mi ripeto, ma che è ulteriormente confermato da quanto vi dicevo adesso. Scusate, ma vi devo purtroppo lasciare. No, Antonio, grazie. Ringraziamo l'ingegnere Rotundo per il prezioso contributo e noi ci risentiremo e comunque, insomma, sappiamo, noi l'abbiamo conosciuto con il repertorio nazionale dei dati, adesso voglio dire ci sono altre sfide, altri orizzonti, soprattutto anche il ruolo poi che facciamo insieme, perché individualmente non si fa niente, diciamo. Abbiamo lavorato tanto. Grazie. Grazie Antonio. Grazie. Per Paolo, ne approfitto seguendo anch'io, certo. Antonio, perché anch'io benissimo. Purtroppo devo chiudere. Prego, Paolo. con uno spunto, nel senso che giustamente, come diceva Antonio, dati importanti, ma anche le persone, o meglio i tecnici, sono importanti. Io parlo come pubblica amministrazione, c'è una forte difficoltà nel trovare risorse nella pubblica amministrazione in genere, ma in particolare nell'ambito IT, soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, che è poco appetibile, quindi trovare specializzati di intelligenza artificiale ancor meno, essendo poco appetibile, riusciamo a trovare per inserirla all'interno dell'organico di una pubblica, della nostra pubblica amministrazione, ma anche i privati, le aziende private che devono poi aiutarci a supportare queste tecnologie sono in difficoltà, difficoltà determinate, come sappiamo tutti, dal PNRR che ha drogato il mercato, quindi ha portato di fatto anche a rubare tra le aziende risorse importanti, e cosa che ancor più mi preoccupa è alla fine del PNRR cosa succederà, nel senso che quando il PNRR sarà finito ci sarà una difficoltà nel mantenere le risorse finora ben anche stipendiate, ben pagate da parte delle aziende private, e quindi questo elemento può essere tuttora una forte criticità. D'altro canto leggiamo articoli dove l'intelligenza artificiale soppianterà il lavoratore, anche leggevo nella pubblica amministrazione, al momento è il contrario, al momento invece c'è molto bisogno di risorse, soprattutto nell'ambito IT, per portare a migliorare i nostri servizi. Okay? Questa era una osservazione che ci tenevo a fare. Grazie all'ingegnere. Vi saluto. Grazie. Grazie. Grazie ancora e arrivederci. Arrivederci. Io a questo punto, sì, a Michele Gherardi, sì, a questo punto faccio un po' una sintesi, così, perché sicuramente quello che ha toccato Paolo è un elemento molto importante, perché il punto, diciamo, in questo momento è un po' il limite dell'uso dell'intelligenza artificiale, il fatto che non ci sono competenze specifiche, non ci sono nemmeno persone che sono uscite da percorsi professionali ancora sul tema, proprio perché è un tema che, pur essendo, come ha detto Monica, vivo da tantissimo tempo, in realtà ha avuto un'accelerazione drammatica negli ultimi 2 anni. Quindi ovviamente dall'università non è potuto uscire ancora nessuno ed è anche difficile creare dei percorsi professionali che abbiano senso per qualcosa che è in continua evoluzione. Cioè io lo vivo ovviamente nel mio ruolo devo parlare continuamente con gli altri CTO in giro per il mondo, e quello che sta succedendo in Italia sta succedendo un po' dappertutto, e chiaramente tutti abbiamo lo stesso problema, le persone. In questo momento mancano le persone, ma manca anche un processo per andare a riutilizzare le persone che oggi fanno un mestiere che domani magari servirà di meno, perché questo elemento purtroppo ci sarà. Cioè, quello che ha detto Paolo è assolutamente vero. Alcuni mestieri, soprattutto tutto quello che è ripetitivo, che può essere sostituito da un algoritmo o da un insieme di algoritmi, dovrà essere sostituito da, cioè potrà effettivamente produrre una diminuzione di personale che appunto dedicato a quel tipo di attività. Oggi non abbiamo fatto il processo, non abbiamo realizzato e immaginato quale che possa essere questa transizione, e
non, come abbiamo visto durante la giornata, non stiamo governando nemmeno tutto il processo. E invece quello dal punto di vista umano e sociale è l'impatto più grande. Nel senso, dobbiamo cominciare a immaginare che cosa dovranno fare determinate professionalità che oggi sono dedicate a un'attività che domani non sarà più necessaria. L'abbiamo vissuto nelle diverse rivoluzioni industriali, eh? Non è che è la prima volta per noi e non è la prima volta che affrontiamo un problema di questo genere, ma questa volta la pervasività potrebbe essere maggiore delle volte successive. E come abbiamo detto durante questa giornata, l'elemento fondamentale è anche l'elemento etico. Io per esempio ho una figlia che si occupa, che disegna libri per bambini, a determinati algoritmi sono stati dati i libri di tanti autori prima che gli editori cominciassero a protestare sul fatto che l'intelligenza, la AI generativa, potesse utilizzare come carburante libri coperti a copyright. Oggi ci sono intelligenze, algoritmi di intelligenza generativa che sono in grado di produrre dei libri per bambini disegnandoli e mettendo i testi. Chiaramente copiando ogni volta lo stile di qualcuno, ma è comunque qualcosa, cioè quel tipo di mestiere dovrà essere e rimanere appannaggio dell'essere umano, come ci saranno tanti mestieri creativi dove non è possibile che noi diamo in mano a un'intelligenza artificiale tutto quello che è stato fatto fino adesso e poi gli facciamo ricombinare il prodotto per produrre un prodotto inedito, perché non sarebbe eticamente possibile né giusto. Quindi dobbiamo immaginare effettivamente quali sono i luoghi e i mestieri che dovranno essere ricoperti non sostituiti, perché non è una sostituzione, dove sarà di supporto, e poi immaginare invece quelli dove l'umano dovrà continuare a esercitare la sua capacità creativa e quant'altro. Questo secondo me è un elemento di anche di un takeaway da portarci a casa, fondamentale per poter fare gli step successivi. E a mio giudizio non sono spaventosi, ma devono essere gestiti. Non c'è niente di spaventoso modello Terminator, però dobbiamo immaginare che se non vogliamo arrivare a scenari apocalittici, dobbiamo effettivamente metterci la testa, e mettere delle regole, immaginare dei percorsi e immaginare quando è conveniente utilizzare determinate tecnologie e quando non è conveniente anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Grazie. Grazie dottor Iradi, sicuramente questi spunti ci darebbero un sacco di cui parlare, naturalmente, perché appunto a me affascina molto come, voglio dire, le questioni etiche abbiano assunto un ruolo fondamentale, no? Attraversiamo diverse rivoluzioni tecnologiche e ad ogni passo, voglio dire, l'etica è sollecitata in maniera fortissima, non soltanto, voglio dire, per la tutela dell'individuo, ma anche di quella che è la produzione intellettuale, e questo, voglio dire, è una sfida. Ma Pierpaolo, ti devo dire di più, secondo me a volte è semplicemente il copyright, cioè, senza arrivare all'etica, basterebbe far osservare il copyright che esiste da tantissimo tempo. Esiste già. No, ma sicuramente, e tornando un po' ai temi nostri geografici, tra l'altro ricordo quella considerazione che ci aveva rilanciato la volta precedente, se non ricordo male, il professor Franco Vico, quando parlava di bulimia analitica, no? Perché abbiamo attraversato anche in ambito geografico, come nel comparto ICT, anche questa fase, no? Nella necessità o nella volontà, magari perché lo si poteva, perché c'erano risorse, poi non c'erano più, e andare, no, in qualche modo a spaccare il capello in quattro, anche, voglio dire, dove... E questo, voglio dire, a volte ci fa perdere quella visione olistica, appunto, di cui parlavamo prima.
Ma chiaramente questo però ha delle implicazioni importanti, perché sicuramente ci può aiutare l'intelligenza artificiale a fare un po' ordine e a darci, voglio dire, un'interpretazione che, se ci affidiamo a modelli e a dati certificati e sicuri, diciamo, può portarci, però ci può portare anche a un pensiero forse un po' povero, un po' unico, un po' monocromatico. E quindi questo, voglio dire, sicuramente, voglio dire, deve essere bilanciato come sempre. Io lascerei la parola anche conclusiva anche ad Edoardo Crescini, che così completiamo il giro anche in merito a quanto ci siamo detti fino a questo momento. Prego, dottor Crescini. Sì, grazie Pierpaolo, ma direi che non si è delineato molto bene, secondo me, tutto quanto la questione di quello che è l'intelligenza artificiale, e che tra l'altro, con come dicevo prima, con lo sviluppo delle tecnologie viene sempre in mente anche Al Gore, no? Che a fine dei 90 lui giustamente già parlava del fatto che la tecnologia che avremmo usato nel 2005 e nel 2010 sarebbe stata obsoleta, e abbiamo visto poi, no, dal 2009 che è un po' Steve Jobs che presenta lo smartphone, poi come si è rivoluzionato il mondo. Quindi secondo me è molto importante anche cercare di sviluppare e anche promuovere eventi come questo, in cui diverse realtà si parlano, perché poi, essendo che sono diciamo tematiche complesse, si devono vedere sempre da più sfaccettature. E quindi è importante anche che i diversi attori della società si confrontino, anche per vedere quali sono le diverse casistiche, anche perché, come dicevo prima, diciamo che in questo momento qui sicuramente, a mio avviso, il problema della governance è un po' quello più importante e stringente, perché comunque ci sono tutta una serie di questioni che, per fortuna, rispetto agli Stati Uniti noi non prevediamo, però insomma la sorveglianza sui confini rispetto ad esempio alla questione migrante rimane all'interno della I, quindi ecco, diciamo che ci sono sicuramente, non siamo ai livelli di Stati Uniti o ad esempio della stessa Cina, che sta utilizzando questo tipo di tecnologie per analizzare l'attenzione delle studentesse, degli studenti, per vedere quali sono, no, all'interno di un sistema competitivo, quali sono i più preparati, quali sono i più attenti, in modo che chi non è attento entra sicuramente nel ranking basso. Quindi o la questione di creare queste società a punti, che insomma hanno delle ricadute poi molto, molto importanti. Quindi penso che sia stato anche un ottimo momento per fare un confronto di quello che è possibile fare, di quello che è possibile immaginare nel futuro, e di quello di cui dobbiamo stare più attenti, ovvero che queste tecnologie siano top pervasive da un punto di vista soprattutto top down e non di riappropriazione, perché se vengono utilizzate dalla società per la società è un conto, quando invece assumono una forma diversa, secondo me allora lì, come dicevo in precedenza, bisogna restare un attimo più attenti alla questione, ecco. Grazie, ho fatto un'ottima considerazione conclusiva, perché appunto la necessità, insomma, di rispondere anche veramente a quelli che sono i fabbisogni positivi, insomma, un po' anche quello che è un po' al centro dell'attenzione anche del nostro flusso produttivo, anche di dati, anche in ambito pubblico, è quello in qualche modo, no, di riuscire da tutto ciò di trarre qualcosa che poi sia utile. Questo ha impatti anche sull'utilizzo degli strumenti, su come li utilizziamo, su come progettiamo le cose. E, bene, io non so se ripassare un'ultima un secondo la palla, no, a Monica Sebillo. Io proporrei, facciamo i saluti conclusivi e poi mandiamo un filmato, perché vogliamo prenderle in giro poi queste macchine alla fine. Lo facciamo. È un filmato dove fai dietro le quinte, quando stavamo cercando di addestrare Pepper e Nao, il robottino piccolino, che dovevano scambiarsi, diciamo così, pazzare. Però chiudiamo e poi mandiamo quello tipo... Sì. Sì, e dopo lasciamo concludere Umberto. Allora vado a condividerlo. Sì. Intanto grazie a tutti anche per la partecipazione, per l'ospitalità della regione e per averci dato questa opportunità di parlare di questo tema così particolare.
Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, Mario. Ecco qui. Pepper, introdurresti la tavola rotonda per piacere? Pepper, introdurresti la tavola rotonda per piacere? Il piccolino quanto sta fa? Aspettando che gli si dia la parola. Aspetta, aspetta, non ce la fa più, sei stancato. Volevamo farla vedere proprio per prenderle un po' in giro. Allora. Era bello, no? Come dicono, come si fa nei film e nelle serie TV, i bloopers, no? Questo è stato anche il percorso che abbiamo fatto per preparare anche. Puoi togliere la condivisione, Pierpaolo? Sì, ok. A posto. L'ho tolta, sì? No, non ancora. Non ancora, è rimasta bloccata. Vedete, fino alla fine. Ecco, dovremmo esserci, ancora no, vero? No. Vabbè. Ragazzi, scusate, si è bloccato. Dai, alla fine. Paolo, prova il pulsante sotto quello di partenza. Quello accanto alla mano. Sì, ma l'ho già più volte deselezionato, ma non ritorna l'immagine. Non c'è nessun problema, tanto guarda, facciamo proprio una... È il momento di chiudere, è un segnale questo. Sì, esatto, no, beh, abbiamo chiuso benissimo con il divertente filmato che Monica ci ha proposto, grazie a tutti per gli spunti che sono emersi da questa giornata, da questo webinar. Mi viene da dire che ci dovrà essere una continuità, ecco, noi ci impegniamo fin da subito a proporre altri momenti in cui discutere quello di cui si è parlato oggi, perché i temi, gli spunti sono stati davvero moltissimi e chiaramente fra tutte le tematiche affrontate in questo ciclo di webinar, quello dell'intelligenza artificiale applicato anche all'informazione geografica è quello che probabilmente ci lascia più idee, più possibilità, più prospettive. Ed è anche molto importante, sentivo anche gli ultimi interventi di chiusura, molto importante capire le dinamiche di governance, di regolamentazione e quant'altro, ma anche e soprattutto fare chiarezza, perché come tutte le cose nuove, voi sapete, c'è un grande interesse, c'è una grande voracità, no? di capire, ma più delle volte si traduce semplicemente in slogan. Questo oggi non c'è stato e quindi penso che il nostro obiettivo, che è quello anche di dare la possibilità alle persone di confrontarsi, ma anche di magari di capire qualcosa, ecco, senza la pretesa di insegnare necessariamente agli altri, ma mettendo assieme persone che hanno delle competenze importanti, poter aprire degli spunti che vadano oltre, ripeto, come ho detto prima, ai semplici slogan. Questo nel nostro settore già lo conosciamo per molti altri aspetti, no? Pensiamo all'introduzione banalmente di nuove piattaforme come i droni un paio di decenni fa, oppure i satelliti in epoca magari un po' più recente a livello di massa. Ecco, sono tutte cose molto, molto utili e interessanti, vanno gestite, costruite, progettate, volute in maniera consapevole. Con questo, ricordando ancora e ringraziando tutti i relatori, ma anche tutti i partecipanti, ricordo appunto, ringrazio in particolare proprio tutti anche chi era collegato nei webinar precedenti, molti li hanno seguiti anche tutti, abbiamo raggiunto dei numeri molto interessanti, sommando i 4 webinar superiamo i 1100, anche oggi siamo andati intorno ai 280, insomma, come collegamenti massimi, quindi il risultato è molto buono. Di questo ringrazio naturalmente tutti, compreso lo staff che collabora e che lavora sui dati geografici qui in Regione, il nostro direttore architetto Sizzi, il nostro assessore Corazzari, che non ha potuto fare un saluto iniziale, ma mi ha chiesto più volte come sta procedendo questa iniziativa, e ricordo a tutti che il 19 settembre ci troveremo nella città di Treviso per partecipare, per svolgere un convegno sempre su queste tematiche assieme naturalmente ai colleghi del Comune di Treviso, città che è molto attenta anche all'utilizzo e all'innovazione nel campo dell'informazione geografica per meglio gestire i dati del proprio territorio ed erogare sempre migliori servizi alla cittadinanza.
Con questo ho veramente concluso e ringrazio ancora tutti per la presenza. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Arrivederci.